Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere in compagnia sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. È mercoledì, oggi è una giornata un po' particolare perché di solito siamo abituati a essere insieme, a cazzeggiare insieme di giovedì e non di mercoledì. In questo momento sto avviando anche la diretta su Instagram. Benvenuto popolo di Instagram, benvenuti in diretta con noi. Allora, siamo un po' sconvolti nella giornata, ma assolutamente felice. Io sono felicissimo perché chi sta su Facebook in questo momento, anzi diciamo la verità, chi sta su YouTube, perché abbiamo fatto una piccola migrazione per problemi tecnici e siamo, lo streaming lo vedete da YouTube, ma lo potete anche vedere da Facebook cliccandoci sopra. Accanto a me, signore e signori, c'è una persona, un mito, una leggenda. Stasera a Dopo Cena Con su Radio Cigliano c'è Pasquale Anselmo. Buonasera a tutti. Evviva! Nessuno è perfetto, va bene così. Grande. Allora, piccolo cappello per essere insieme a voi e per ricordarvi che cosa succede questa sera. Allora, per la prima volta siamo in diretta su YouTube, spero che vada bene. Vedo che c'è già della gente che si è collegata. Se ci state seguendo da Facebook, la pagina per commentarci è YouTube. Cliccate sul video, si apre la pagina YouTube, altrimenti il video non lo vedete, e in quella in questa maniera potete essere super social con noi, potete commentarci su YouTube. E abbiamo anche un WhatsApp 328 79 48 796, potete farci tante cose, anche buttarlo, ma vi converrebbe metterlo nel vostro telefonino se non l'avete fatto, perché succedono tante cose su WhatsApp. Intanto mandateci i vostri controselfie, è la maniera in cui cerchiamo di essere super social. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, e vi mando in onda quelle fotografie che ci mandate. Questo è un controselfie, la fotografia di quello che state facendo adesso, ma anche uno scorcio che si vede dalla vostra finestra. Adesso è un po' buio, d'estate era meglio, no? Perché molto meglio. D'estate era meglio perché si poteva vedere ancora un po' di luce, mentre invece adesso la luce non si vede. E potete anche partecipare ai vari contest sempre su WhatsApp. Il primo lo conoscete, ho nascosto nella rotazione della radio dal lunedì al mercoledì, in questo caso oggi, una parola misteriosa. Qual è questa parola misteriosa? Avete ascoltato la rotazione della radio? L'avete sentita? Se l'avete, scrivetevela, perché a un certo punto darò via a questo chiamiamolo radio voto solo su WhatsApp. Mi scrivete il vostro nome nel WhatsApp, la parola misteriosa, il primo che lo farà avrà diritto a parlare con Pasquale via telefono. E poi abbiamo ancora alcune cose che possiamo fare con WhatsApp. Il contest è quello classico di Dopo Cena Con. A un certo punto Pasquale mi ha portato una bella clip, veramente bella. Tra l'altro la clip audio sarà arricchita da una cosa che non c'è qui nella lettura che farà Pasquale, ma lo scoprirete andando avanti con la trasmissione. Lui leggerà in maniera neutra, senza dare troppi accenti, per rendervi un po' più difficile la vita. Riuscirete a indovinare da quale doppiaggio è stata tratta questa clip? Perfetto, me lo scrivete su WhatsApp, il primo avrà una foto autografata di Pasquale col vostro nome, che faremo in diretta. Poi c'è il questionario di Proust, e poi ci sta tanta musica, perché Pasquale ha portato la sua musica per conoscerlo meglio, per essere super social con lui e per vedere anche un po' la sua anima attraverso la musica. Però ricordatevi di condividere questo video che state guardando sia sulla vostra pagina Facebook, che oggi è un po' di rimbalzo, sia sulle vostre pagine YouTube. Condividetelo dove volete, perché, come dico io, spread the voice, più siamo e più ci divertiamo, ed è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità. Devo ringraziare un attimo, velocissimamente, prima di cominciare, i nostri partner. Il primo è Voci FM, che oggi non so se riesce a condividere la diretta per questo cambio che c'è stato con YouTube. Voci FM non è uno studio di registrazione, ma mette in contatto diretto i professionisti che lavorano con la propria voce con le aziende che la stanno cercando. È un servizio gratuito, andate www.voci.fm, li trovate lì e avrete sicuramente belle sorprese, perché ci sono tanti colleghi e tante possibilità di ascoltare e di anche di farsi fare dei jingle importanti.
Poi abbiamo roba da doppiatori, abbiamo aspettate che vada a riprendere, perché ovviamente voglio salutarli, roba da doppiatori, il loro claim è diamo voce alle voci, seguiteli sui loro social, fanno interviste, meme contest e tanti contenuti per valorizzare il doppiaggio, ed è bello che ci sia tanta valorizzazione per il doppiaggio. Vi ricordo anche il nostro sito www.radio.cigliano.org e YouTube ovviamente, il canale da cui stiamo trasmettendo, e ci sono tante persone, Pasqua, cioè, pieno di gente che ci sta salutando, guarda quanti sono, c'è Cristian, c'è Marianna, c'è Gabriele, c'è Daniele, ci sta Mario e anche Alessio, The Wolf Denton, bellissimo, Ignazio, che però è Ignazio, sappiamo chi è. Questa sera vi seguirò qui, Pasquale, tu interpreti un personaggio del Trono di Spade di nome Bronn. Sì. Cosa ne pensi della serie e di questo personaggio? T'ho buttato in mezzo al volo. Questa è già una domanda da 700 milioni di dollari. Il personaggio si chiama Bronn e basta. No, nel senso che non sono un amante della serie. Insomma, mi pare nella prima e nella seconda stagione c'è stato molto, poi insomma si è un po' allontanato, adesso è un po' che non lo è un po' che non ci sta. No, non è fra mie serie preferite. Ma tu sei un uomo da fantasy? No. Assolutamente no. No, però sono un uomo da serie. Ne vedo tantissime, ma veramente tante, e non solo quelle che ho fatto io, anzi quelle che ho fatto io quasi mai. E sono un amante delle serie perché ormai sono i nuovi film, la nuova frontiera del cinema, secondo me, senza più l'assillo della durata, senza più il montaggio da spot, ma con delle belle pause, con delle belle sceneggiature. Provo a pensare per esempio a True Detective, che nella prima puntata, nei primi 20 minuti, era una lezione di filosofia più che una serie. E là lo puoi fare perché hai tanto Breaking tempo. Bad. Breaking Bad, certo. Mamma mia. Perché lo puoi fare perché hai tanto tempo per poter descrivere. Limitare all'ora e mezza. Assolutamente, perché è una storia magari di un'ora e mezza dilatata a 8 ore per 8 puntate. Quindi ci sono anche dei percorsi orizzontali, dei personaggi che non sempre riusciamo, no, a vedere nei film, no? Il personaggio è fatto un po' con l'accetta, invece con 8 puntate possiamo andare a scoprire altre sfaccettature del personaggio e della sceneggiatura. Quindi preferisci te, quando ci sono quei film che vai al cinema e sono 3 ore e 10 di film, 3 ore e 20, tu preferisci rispetto a un concentrato da un'ora e mezza? In linea di massima una volta sì. Io adesso non vado al cinema da parecchio, perché oltre ad avere una veneranda età e quindi essere di essere meno tollerante con la gente che mi parla dietro, eccetera. È un problema quello. Quello è un grosso problema. E poi, facendo questo mestiere ormai da anni, noi lo sappiamo bene, insomma, la nostra giornata è scandita da ore di turni di lavoro, per cui uscire poi la sera dopo 9 ore di turno e andare anche a chiudersi dentro un cinema, a rifare un altro lavoro, diventa tutte le piattaforme, cioè Netflix, Amazon, Sky, tutto, per cui mi godo le mie serie a casa. Quindi la sera ti piace, che ne so, metterti davanti al televisore bello sdraiato sul divano, ma certamente una sigaretta, anche più di una, un po' una birra magari, anche un bicchiere di vino rosso, un bel bicchiere di vino rosso e partire. Quindi tu sei uno da scorpacciate di serie, sì. Cioè quando parti, hai visto che Netflix ti fa partire subito la puntata successiva, no? Ti taglia la sigla e parte subito. Esatto, quella è una droga. Vai a rota. Bello, però. Beh, l'ultima che ho visto adesso, non perché tu sei qua, però insomma te l'avevo detto anche l'altra volta, l'ultima che ho visto veramente una full immersion è stata una serie che si chiama Downton Abbey, in cui tu recitavi, prestavi l'interpretazione e la voce a uno dei protagonisti, e quella l'ho vista 6 stagioni di fila. Ma perché? Bisogna dirlo perché. No, perché dici, vabbè, ma questo che cosa fa nella vita, il vagabondo? Non fa mai niente. No. Non ce l'hai a casa. No, nel senso che io sto con mia moglie, mio figlio lavora anche nel doppiaggio, ha 27 anni, quindi non ha necessità di essere andato a prendere a palestra, a nuoto, a violino, per cui se io ho una giornata calma di lavoro e finisco, che ne so, alle 4:30, alle 5,
tranquillamente torno a casa e mi vedo le mie serie, anche se non c'è mia moglie. Poi la sera recuperiamo, perché a lei piacciono altre cose, e quindi recuperiamo insieme. È bello, è una bella, una nuova maniera, non era così, no? Ti ricordi quando, che poi non è 500 anni fa, era l'altro ieri. Quando arrivava la puntata e poi dovevi aspettare la settimana successiva, era troppo per te. No, ma se pensi che cosa ho scaricato io con i Mule, ti ricordi i Mule? Come no? Abbiamo scaricato cose, adesso basta mettersi alla televisione e dire Rai Play. C'era una cosa ieri di Report che mi interessava. Ok, vai su Rai Play. Prendi quando te vuoi, la vedi, cioè, all'orario che vuoi. Una notte che non vuoi dormire. Esatto, prenditi una buona connessione internet. Quella è necessaria. Proprio, se no si blocca ogni quella due secondi. Io per fortuna comunque ho la ultra fibra di Fastweb, quindi sto a posto. Stiamo a fare pubblicità. E vabbè, ma questa è una radio, questa è una radio che fa così, cioè, ma, che ci frega. L'importante è dire le cose perché ci piace dirle veramente. Sì, c'è bisogno di una buona connessione, però, e quindi magari in certi posti d'Italia diventa complicato, però complicatissimo. Se pensi che alcuni paesi della Calabria ancora non prendono Rai 3, quindi la tua Calabria, esatto, la tua Calabria. E tanti veramente. Phil Coulson della Marvel: qual è il doppiaggio non tuo che ti è rimasto nel cuore, chiede Marianna. Una cosa che hai visto che hai detto, però porca miseria, che doppiaggio che hanno fatto, ti è capitato? Sicuramente Ero Spagni nel film di Kubrick, Full Metal Jacket, il sergente, sì. È stato soldato palla di lardo, strepitoso, e anche perché è legato alla figura del mio maestro, direttore di doppiaggio. Ecco, buonasera. Mario Maldesi. Esatto, Mario, grazie, Maldesi. Il mio maestro. Sì, ma non ti preoccupare, come sto. Sei in ottima compagnia. Esatto, pensa come sto. E Maldesi era quello che doppiava tutti i film di Kubrick, ed è stata una sua invenzione, Ero Spagni, perché erano abbastanza disperati. Questo è un po' un mio cruccio. Io non ho mai partecipato a un film di Maldesi, con la direzione di Maldesi. L'ho lisciato, però poi ero in altre società, erano altre situazioni, quindi non si poteva fare. E devo dire che quella è una delle cose che ho sempre detto, ma porca miseria, questo mi sarebbe piaciuto. Decisamente, è un personaggio incredibile che mi ha insegnato praticamente a stare davanti al leggio, anche perché io venivo dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, però di fronte a un microfono siamo tutti allo stesso livello. Questa, tu ti ricordi la prima volta che sei entrata in sala di doppiaggio? La primissima. Me la ricordo benissimo. Che impressione hai avuto di questo mondo che è, poi venendo da un regime un po' austero come quello dell'Accademia, no? Che è tutto quanto molto codificato e molto preciso, diciamo. Arrivare in sala di doppiaggio, dove c'è anche una sua codifica precisa, però è forse un'altra cosa un po' diversa, cioè c'è lui, devi andare dietro a lui, ci stanno i campi, il microfono, un sacco di situazioni. Allora, no? Diciamo che io ho debuttato innanzitutto con le cose mie, perché io nella carriera ho partecipato a una trentina fra film e fiction come attore, e quindi ho debuttato doppiandomi, perché in Italia non esiste la presa diretta, passa un aereo, tocca doppiarsi sempre, quindi la prima cosa che hai dovuto fare è cimentarsi con la cosa più difficile, esatto, che è doppiare se stessi, che però per una cosa strana, ero giovane, sai, per l'incoscienza, ti sei buttato. Sì, era la cosa più facile in quel momento. Dopodiché poi ho conosciuto Maldesi e ho cominciato a doppiare, e lì veramente è stata una mezza tragedia, perché portavo la voce come a teatro, quindi Mario mi diceva: spieghiamo che vuol dire portare la voce. Portare la voce è, insomma, farla sentire all'ultima galleria, ma in fondo, è in fondo, mentre il tuo senza amico, microfono, perché il teatro si fa senza quello vero, vero? Quello vero, esatto. E per cui io portavo questa voce, perché dicevo: vabbè, se la porto mi tengo anche su come nervi, no? come impostazione al personaggio. Invece lui mi diceva: Pasqualino, non è il teatro, perché lui parlava così, questo è il doppiaggio. Quindi piano piano, però l'aneddoto principale più bello della mia carriera all'inizio da doppiatore era che, non so se gli ascoltatori saranno sicuramente un po' esperti di doppiaggio di questa radio, no? Quando ci si dice tecnicamente me la dai muta, cioè nel senso che nello studio non si sente l'originale ma lo si sente solo in cuffia,
per una semplice ragione, perché sennò rientrerebbe nel microfono e quindi si registrerebbe anche l'inglese. Allora, quando il fonico, la prima volta che sono entrato nella sala di doppiaggio e sono stato chiamato per doppiare una persona, un attore, mi ha detto: la vuoi muta? E io mi sono girato e ho detto: no, che veramente cosa? La vorrei come tutti gli altri. Sì, vabbè, questi sono, a me la prima volta che mi dissero: devi fare campo. Sì, esatto. Ma sto dentro una sala di doppiaggio, che campo devo fare, capito? Non lo sapevo, ero piccolino. Esatto. E quindi sono tecnicismi che si imparano, però insomma è proprio un'altra cosa il rapporto con questo signore che abbiamo qua davanti con questo microfono. Assolutamente, è un dittatore il microfono, vero? Un dittatore, ti impone delle regole e come la macchina da presa riesce a leggere cose che tu non leggi con i tuoi sensi normali, no? È vero. La macchina da presa, per esempio, oltre a leggere dentro gli occhi l'anima e l'espressione di un personaggio, ha anche delle lenti, per cui a seconda di come ti metti sembra che c'hai gli occhi storti, sembra che stai guardando un'altra persona, oppure delle volte falsare lo sguardo. Per esempio, abbiamo una scena a due e siamo entrambi inquadrati, io per farmi inquadrare meglio devo guardarti qua, sì. Così c'ho un mezzo profilo che si vede, certo. Quindi tutta una serie di cose, di trucchi tecniche. Che impari, esatto, e te li insegnano. La stessa cosa il microfono, scrocchi di saliva, la pausa stomaco alle 11 di mattina che borbotta lo stomaco a e tutti, la devi rifare. Infatti c'è la pausa stomaco alle 11, sì, sì. Un crecherino si deve mangiare. Quindi tutta una serie di cose, e poi tutta una serie di come dire, di cose professionali, la cuffia, quindi un po' di sordità, la vista, mettere a fuoco sul leggio e sullo schermo, quindi dopo un po', insomma, le cose. Il non imparare a memoria la battuta è lo stare in piedi, che non è nemmeno così trascurabile. No? Infatti. Il fatto che non si possa comprimere il diaframma, se no la voce cambia, quindi lo stare in piedi comincia a diventare un grosso problema. Perché poi la radio invece molto spesso si fa seduti, quasi sempre si fa seduti. Sì, no, ma io penso anche al teatro, cioè nel senso, se tu c'hai 9-10 ore di prove al giorno, non è detto che tu debba stare 10 ore in piedi, certo. E non è detto che tu, anzi per niente, tu debba raggiungere altri luoghi di lavoro quando stai a fare la prova a teatro. Stai lì e invece basta. Noi abbiamo 9 ore più motorini in giro per andare su e giù. Oggi, per esempio, tanto per farti un esempio, ho fatto 2 volte la tangenziale, cioè l'Olimpica tutta, da San Giovanni fino a Piazza Mazzini, da Piazza Mazzini. La tangenziale è il nostro incubo. È il nostro incubo. La tangenziale, per chi non è a Roma, perché sì, magari, esatto, non lo sa, è, esatto, una strada di collegamento, esatto, che collega la parte sud della città con la parte nord. Esatto. Ed è un ternallotto, perché, sì, che, sì, succederà? Anche il muro torto, non è che sia, anche il muro torto. I sottopassaggi del muro torto sono all'ordine del giorno. E sono comunque, fanno parte del nostro lavoro, perché poi, come ho detto, la settimana scorsa io ho sbagliato a prendere dei turni, non mi sono accorto, e la sera prima, guardando i turni, ho detto: ma come cazzo ho fatto a prendere i turni così? Ho fatto 180 chilometri in un giorno, sono stato 4 ore e mezza in macchina. Poi certo, questo non fa parte del lavoro, condisce il lavoro, però... è andare, recarsi sul luogo del lavoro. E cioè, tu giri con la moto. Io giro con lo scooter, esatto. Con lo scooter, con lo, certo, scooter, sì. Perché sì, altrimenti io che giro con la macchina mi impelago in delle cose veramente folli. Peggio me sento. Abbiamo un po' rotto il ghiaccio con Pasquale Anselmo e questo ci piace, ma ci sono tanti amici che ci stanno mandando il loro controselfie, tantissimi veramente, al 328-7948-796. Ma prima di tutto io voglio far vedere una foto che mi è arrivata da questo signore. Guardate che meraviglia, perché tante passioni, perché poi non è possibile, certo, per forza deve essere una passione il teatro, il doppiaggio e tutte quante queste cose, ma tu ce n'hai una molto atletica, molto ginnica, diciamo, che è il motivo per cui sono qui di mercoledì e non di giovedì, perché giovedì gioco a calciotto con i doppiatori. Sacrissimo giovedì al Don Orione, quindi volete, se volete venire, infatti, se volete venire a vederli, esatto, in questi ultimi giovedì c'è anche Pannofino, quindi. Senti, la squadra da chi è composta? Ma un sacco di gente turnisti, a rotazione, cambia, però, sì, insomma, di varie età.
si parte dal 60, io sono il più vecchio, poi ci sono altri due sessantenni che sono Luigi Tesei e Pannofino, e poi piano piano fino a Manuel Meli che c'era a 22-23, sì. Fabrizio De Flavis, insomma giovani e meno giovani tutti insieme. Paolo Vivio, Marco Vivio. Quindi insomma, al Don Orione c'è un campetto di calcio. Al Don Orione sì, si sì, può andare. Calciotto. Alle intorno alle 9? 21 precise. Alle 21 precise voi e giocate. E fino alle 10 e mezza noi stiamo là. Poi questa è se va a mangiare. Esatto. Però di solito dipende dai turni del giorno dopo. Se il giorno dopo c'è il primo turno, magari di una cosa difficile. Uno va via, certo. Però volevo sottolineare questa maglia. Questa è una divisa del Cosenza, che è la mia squadra, perché io nasco a Cosenza nel 58 e poi nel 79 arrivo a Roma. Quindi l'anno prossimo saranno 40 anni che sono romano. Porca miseria. Esatto. E questa è la mia squadra, che quest'anno è in Serie B, e c'è scritto Anselmo dietro, perché quella divisa in particolare me l'ha regalata proprio la squadra, perché anni fa feci tre spot per la squadra, comunque, per l'abbonamento. Sei rappresentativo sicuramente della tua terra, un po' in ma lo per spero, l'Italia. Lo spero. Guarda, una città come Cosenza, questo non ce l'ha, è un po' sempre Nemo profeta in patria. Sempre intanto, Nemo in patria. Intanto ci manda anche il contro selfie Ricky e Lumière da Verona. Un contro selfie carino, perché forse vediamo che Lumière è molto interessato alla nostra diretta, molto, veramente molto interessato. E quindi continuate a mandarci i vostri controselfie al 328-7948-796, perché ne sono arrivati tantissimi. Guarda, ne mando subito un altro, perché c'è la nostra amica Marianna che ci manda degli scorci di Palermo. Io non so se tu conosci Palermo bene. Sì, io la conosco, poi ci avrai recitato tante volte. Sì, ci ho fatto delle fiction importanti. Ho fatto La Piovra 5, Palermo-Milano certo. Solo andata, però io L'Attenta Tunis, ho fatto tre serie e tre fiction e 4-5 volte in teatro. Ci fa vedere questa sera il Salone degli Specchi di Palazzo Ganci, famosa per la scena del Gattopardo, che certo. È stata proprio girata là. Guardate che meraviglia, scorci di Palermo. Questi servono anche ai controselfie, non soltanto a farci vedere voi, ma anche a farci vedere degli scorci. Guardate che meraviglia. Guardate che posto strepitoso, bellissimo. Veramente e bello. C'era una cosa che faceva sempre il mio amico Gianfranco Iannuzzo, che invece non è di Palermo, è un po' più, mi pare sia di Messina, adesso non mi ricordo, che faceva un po' la caricatura del dialetto palermitano, di mettere la I al posto della R, no? Per cui è Palermo. A poita peita, a colomba moita. Un spetto patto fissa testa. Ho capito un cazzo, ma immagino che un senso ce l'abbia. Siete in diretta su Radio Cigliano 21 e 22 con Pasquale Anselmo a dopo cena con. Io direi che dopo aver veramente chiacchierato, già siamo già entrati nel vivo con Pasquale, io voglio iniziare ad ascoltare Pasquale musicalmente, cioè voglio sentire quali sono, e ti faccio subito la domanda che faccio un po' a tutti quanti. E chi viene qua da solo come lui deve portare 8 pezzi, facile o difficile? Difficilissimo, perché amo la musica e amo anche tanti generi di musica, per cui per esempio sono veramente contrito e triste di non aver potuto portare un pezzo classico, di musica classica o di opera, perché sono un melomane. Però mi è sembrato un po' strano poi portarlo in radio, però insomma, voglio dire, quello mi è pesato molto, però avevo almeno altre 20-25 canzoni da portare sicure. Quindi comunque è una vita condita dalla musica, la conditissima tua. Un mondo senza musica inimmaginabile. Assolutamente non si può. Non si può. E io poi sono anche legato un po', questa non lo so se è una specie di nevrosi, non ti so dire. Io sono legato anche molto a degli oggetti. Per esempio, io non ho più i genitori da parecchio tempo. Mio padre addirittura non ha mai visto che facevo l'attore, quindi insomma è uno dei miei, il mio rammarico principale, certo, che è morto a 16 anni. Porca miseria. E io ho cominciato un anno dopo, no? Però ci sono degli oggetti. Per esempio, mio padre lavorava alle poste ed era anche il presidente del dopolavoro delle poste. E una volta tornò a casa con delle tazze da bar. Hai presente quelle tazze marroni? Con l'interno bianco, come no? da cappuccino, esatto, e con delle tazze. Ecco, io ho una tazza di quel servizio che ho portato in giro per tutte le case di Roma, e tutte le mattine faccio colazione con quella tazza.
fatti conto che mio padre non c'è più dal 74, quindi quella tazza c'ha un po' di anni. Però fai bene, perché ti conservi i ricordi, molto, e ti conservi molto, anche molto. Una specie di quotidianità. Molto. Una quotidianità di mia madre invece conservo un fazzoletto che aveva in ospedale, perché purtroppo è venuta a morire qui a Roma. E quel fazzoletto che aveva, che ormai non si usano più, sono tutti di carta, quello invece lo uso sempre quando faccio qualcosa di spettacolo. Te lo porti un po' un portafortuna? No, lo porto in tasca. Un portafortuna? No, perché sta con me, più che un portafortuna, perché vero, lei sta con me in teatro. Te la porti dietro. E sì, poi la cosa più eclatante, io sto insieme con mia moglie Barbara, che saluto. Ciao Barbara. Ciao Barbara tesoro. Siamo insieme da 20 anni, ma ci siamo sposati 2 anni fa, e queste fedi, eccole qua, questa mia e quella sua, sono quelle dei miei genitori che noi abbiamo fatto riadattare. Bellissimo, mi piace. Quindi moltissimo. Gli oggetti alla sono musica. Sono importanti, ce l'hai. Allora io ti chiedo, quale di questi 8 brani musicali che hai portato vuoi passare per primo? Dimmi il numero. Ma guarda, sicuramente ti dico il numero 7, perché ne abbiamo parlato numero adesso. 7. E allora guarda, io la carico immediatamente, e mentre io la carico tu mi spieghi bene perché l'hai portata stasera. L'ho portata stasera perché è la canzone che mi ha dedicato mia moglie, sia al nostro matrimonio e sia in generale per la nostra storia d'amore. E allora ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano, la mandiamo. È un pezzo del 1962, lo conoscete sicuramente perché è un pezzo che non può non essere nella vostra lista dei ricordi musicali. È Sergio Endrigo, e come primo pezzo di Pasquale ci ascoltiamo Io che amo solo te. C'è gente. E allora siamo per voi di Facebook, signori di Instagram che ci state guardando, ci siete, vedo dei commenti che non riesco a leggere perché è tutto storto, ma se ci volete vedere un pochino meglio, pagina, canale YouTube Radio Cigliano, andate sul canale YouTube Radio Cigliano e guardate la diretta lì, perché è quella con le telecamere che si muovono, è un po' più dinamica e sicuramente ci sentite meglio di come ci state sentendo qui su Instagram. Allora, io c'è un nostro amico e tu mi devi perdonare perché so cercato di trovare il tuo nome, tu mandi sempre, vedi chi c'è dietro, c'è un amico tuo là dietro, sì. Io non mi ricordo come ti chiami, mi devi scrivere come ti chiami, scrivetemi come vi chiamate e quando mandate i controselfie, in maniera che posso dirvelo. E questo è bello perché di solito lui non si fa vedere e ci manda sempre le locandine, le fotografie degli attori, questa volta ha deciso di farsi vedere e questo ci piace perché siamo super benvenuto. Social, benvenuto veramente. Allora fatemi vedere ancora, c'è Sasha, allora Sasha ci scrive da Lugano, che insomma mica male, vediamo che ho fatto un casino, vediamo se riesco a uscirne in qualche maniera, forse sì, forse no, ecco, ne esco in questa maniera, perfetto. Sasha ci scrive da Lugano e come al solito compone una schermata con i personaggi che secondo lui caratterizzano gli ospiti. Qui abbiamo Philip Seymour Hoffman, abbiamo Clark Gegg e abbiamo Manu Bennett. Ha voluto indicare questi come personaggi che secondo lui... Quello lì a destra è quello del Trono di Spade? Del Trono di Spade. Ah, il Trono di Spade che a te non ti piace il fantasy, no, ma è balla grande, porca miseria. Bella miseria, sono ci mancherebbe. Quanti, poi capirai, è veramente una serie molto importante. Grazie Sasha che ci stai scrivendo dalla Svizzera. E vediamo quanto ci abbiamo. Ancora un minuto, vediamo ancora un contro selfie. Paolo da Omegna, Lago d'Orta, Piemonte ci scrive con e ci manda il suo controselfie un po' mosso, ma a noi ci piacciono anche mossi, l'importante è alla che pechegno, infatti alla che pechegno, un po' alla che pechegno, devi farlo proprio scuotendo, è un delirium tremens. Grazie Paolo, grazie veramente. Un altro ancora, perché altrimenti resto troppo indietro, siete veramente sempre tanti. E questo è il, ci abbiamo un minuto, ok, questo è il collage e i personaggi che ha apprezzato di più Ignazio, che gli hai appena risposto alla domanda. Guarda che cosa compone, delle cose meravigliose veramente. C'è il Trono di Spade ovviamente, sì, ma c'è anche Sherlock, l'ispettore, sì, Lestrade, poi ci sta Lost, Arrow, Gli Incredibili e ovviamente Nicolas Cage. Questo poi te lo mando su WhatsApp perché, beh, sì, sì, perché alcuni non manco sapevo di averli fatti. È apposta, tu come sei messo con, no, la memoria, con la memoria delle cose che fai?
pessimo. No, diciamo che quello su 6 ne riconosce di 5. Quello Gli Incredibili, sinceramente. Quello degli Incredibili non te lo ricordi? No, assolutamente. Perché però, poi vabbè, un po' ci dimentichiamo noi. Ne facciamo talmente tanti. Sono tanti. Ma quando fai un ruolo al cinema te lo ricordi perché fai le prove. Però poi il doppiaggio quanti ne facciamo al giorno? Tantissimi. Veramente tantissimi, troppi. Tantissimi. Torniamo in diretta anche in radio. Vi ricordo che in radio ascoltate le canzoni pulite. Era Sergio Endrigo, Io che amo solo te, in diretta su Radio Cigliano, 21:29, primo brano portato alla vostra attenzione da Pasquale Anselmo in questa bella diretta che stiamo facendo oggi, in cui Pasquale si sta un po' scoprendo a voi, vi sta dando la possibilità di conoscervi. Vi ricordo che siamo in diretta su YouTube questa sera, eccezionalmente, almeno per ora eccezionalmente, stiamo facendo una prova, vedo che comunque sta funzionando perché la chat prosegue e prosegue alla grande. Allora, c'è Sasha che chiede: Nicolas Cage, che cosa puoi dirci su di lui dopo anni che lo doppio? Quanti anni sono? 22 anni. 22 anni. Dal 96. Oltretutto ti fa grandissimi complimenti doppiandolo nel film Con Air, Il cacciatore di donne e In Face Off, Due facce di un assassino, sono i film che gli sono piaciuti di più. E che pensi di Nicolas Cage tu? Ma innanzitutto... innanzitutto volevo dirgli, esprimergli tutta la gratitudine mia e della mia famiglia. Giustamente, giustamente. Spero che campi 100 anni e che faccia altri 1000 film. Questa è la prima cosa. Per un attimo mi aveva fatto un po' preoccupare perché si era dato alla regia, meno male che è andato malissimo. Quella non si doppia la regia. Esatto. So che fa un sacco di film l'anno perché ha dei problemi col fisco, adesso non lo so. E sì, insomma, ormai come amo dire, lo potrei doppiare anche girato di spalle, basta che lo sento, perché... Sai dove va a parare. So dove va a parare, ha i suoi vizi, ha le sue cose, però in linea di massima è un attore che comunque si mette sempre in gioco e fa cose. Ci sono due scuole di pensiero. C'è una scuola di pensiero al cinema che dice: basta che ci sei. No? Ok, presenzialismo. Esatto, nel senso, c'hai la faccia, sei quello, sei intenso, vai, sì. Passi lo schermo, basta che ci sei, fai le tue battute, basta che ci sei. E ci sono altri, tipo lui, che costruiscono dei personaggi. Quindi magari agiscono sul fisico, agiscono sul trucco, sui capelli. Però anche sui capelli, magari, no? Sull'accento, ma anche sulla barba, sui baffi, sui pizzi, sulle cose. Per esempio, me ne vengono in mente due che sono due geni, che sono molto più belli di Nicolas Cage, che sono Brad Pitt e Johnny Depp, che non perdono occasione per mascherarsi perché sono troppo belli e ogni volta gli rode e fanno sempre delle cose assurde, capelli lunghi, per non parlare, bellissimo, per non parlare di Johnny Depp, no? L'abbiamo visto sempre mascherato, sempre mascherato, sì, certo. Mani di forbice, la faccia sua ormai non si sa più com'è, pirati, cose, Alice nel paese delle meraviglie, cioè è tutta un'altra cosa, interpreta un personaggio. Ecco, io sono di quella scuola di pensiero, per cui Nicolas Cage è uno che interpreta dei personaggi e mi piace. E poi facciamola finita una volta per tutte con tutti quanti quelli che si intendono di doppiaggio. Noi in generale, io in particolare, non miglioriamo nessuno. Se mi dovete fare dei complimenti è perché noi siamo fedeli all'originale. Quindi se fate un complimento a me, di riflesso lo fate a Nicolas Cage, che ha l'80% dell'interpretazione nel mondo italiano, diciamo nel mercato italiano, e il 20% è mio e basta. Quindi se sono stato bravo è perché sono riuscito a riprodurre le sue intenzioni. Quello che dico sempre, quello che diciamo sempre, ma lo diciamo un po' tutti quanti, è quando tu vai a un cinema o in televisione, insomma, e non ti rendi conto che c'è lo strato del doppiaggio sopra, che è stato aggiunto lo strato del doppiaggio, a quel punto abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto gol, però come sempre, quando c'hai un mezzo tecnico, la stessa cosa dicevamo prima della cinepresa, no? La cinepresa, se tu ci hai fatto caso, anche gli ascoltatori, quando ci sta una macchina coi fari puntati sulla cinepresa, c'è tutta una specie di prisma di luci, no? Quindi quella non è la visione reale, è la visione delle lenti, certo, no? La stessa cosa il microfono e il doppiaggio, non può essere mai una visione reale. Il problema nostro è che facciamo gol quando non te ne accorgi, ma spesso e volentieri per cose tecniche, mix 5.1, Dolby, eccetera, ti accorgi di stare in una stanza.
e delle volte ti rammarichi talmente tanto perché dici: ma come, ho buttato il sangue, sì, per quell'interpretazione, tagli le frequenze sopra, tagli le frequenze sotto, c'era quella voce rotta che avevo fatto apposta perché mi ricordavo di lui che aveva fatto questa cosa. Poi lo vai a vedere al cinema pulito, ed è tutto pulito, pulito. Sembra che hanno doppiato qui nell'appartamento a fianco, capito? Però il senso del pulito è un po' come al cinema: c'è il pelo sull'obiettivo? Esatto, no, non c'è, è buona. È buona, capito? Esatto, e esatto. Questo purtroppo a volte succede, ma non è neanche colpa nostra. No, no, assolutamente no. Succede per tante. Parlo dei rischi della tecnica, certo, no? Nel senso, a macchina da presa devi fare i conti con la macchina da presa, e il microfono e il messaggio devi fare i conti col microfono e il messaggio. Ma la tecnica ha aiutato o no il cinema, secondo te? Il cinema degli anni, che ne so, 60, 70, Sergio Leone, ma metti chi ti pare, Fellini, eccetera, eccetera, con un cineasta. Tu hai girato tanto, sei stato tanto sul set e hai visto sicuramente le innovazioni che ci sono state anche tecniche nel cinema, e poi quelle del doppiaggio le conosciamo bene, sono evidentissime, insomma. Questa innovazione tecnica, secondo te, è stata, ha portato un miglioramento, un peggioramento, un impigrimento, qualche cosa? Cosa ha portato? No, la tecnica è sempre il massimo della vita, dobbiamo raggiungere sempre il massimo in questo, non nella ricerca, nelle cose, eccetera. Però il problema fondamentale è che la tecnica, nella nuova globalizzazione, nel nuovo liberismo, che a me sinceramente non piace, perché è un po' come il discorso di Guzzanti, la casa delle libertà, facciamo un po' come cazzo ci pare, no? Sono tutti liberisti come quando fanno le cose come gli pare, no? Poi invece si mettono sul mercato e gli fanno l'antitrust perché si sono messi insieme, quindi non è un libero mercato, no, è un mercato niente, di trust. Per niente. Allora, che cosa ci ha portato la tecnica nuova? Che abbiamo meno tempi morti, abbiamo meno spreco di pellicola, abbiamo meno passaggi, logicamente noi vediamo subito l'immagine, una volta bisogna sviluppare, aspettare 4 giorni, andare in un cinemino a vedere tutti i filmati, i giornalieri e vedere se era fuori fuoco e rifarla, no? Da questo punto di vista siamo andati alla grande. Il problema fondamentale è che il liberismo, la globalizzazione ci ha messo pure dentro anche nel doppiaggio, siccome siamo andati avanti con la tecnica, andiamo più veloci e famo più roba. Che non è proprio, dovrebbe essere al servizio di un'altra cosa. Esatto, esatto. E quindi la stessa cosa nel cinema. Siccome adesso non dobbiamo vedere più i rush o i giornalieri ogni 4 giorni, siccome vediamo subito, invece di una scena ne facciamo 11. E questo secondo me ha portato un po', no? È tutta una questione di soldi, sempre. E quella comunque è sempre stata una questione di soldi. Comunque. Però certo, con la tecnologia il soldo ci ha guadagnato sicuramente. Ci ha guadagnato sicuramente. Prova a pensare a tutto il fantasy, tutte le cose, tutti i mostri. È presente quando doppiamo le cose con gli schermi verdi? Ma non c'è. A te è capitato di girare qualcosa in schermo verde, in green screen, qualcosa di questo tipo? Sì, degli interni in una macchina. Mi è capitato in una macchina. Perché i vetri sono verdi, no? Sì, sì, sì. Poi sì, ci mettono le immagini. No, i vetri sono trasparenti e tutto intorno che è verde, poi dietro c'è la proiezione di una macchina. E la fanno in post-produzione. Esatto, la fanno in post-produzione. Una volta si notava di più, adesso non si nota nulla. Adesso credo che fare un vero camera car è impossibile, non si fa quasi più. Assolutamente no. Si fa col green screen tutto quanto. Assolutamente, ma poi quelle cose mi fanno impazzire, a me quelli che stanno sugli strapiombi, sulle cose, che io ho le vertigini. E non è vero? Ma no, stanno in studio. Non è vero niente. E no, sai stare su al 118° piano di un grattacielo a buttarsi di sotto con un piede che sta in equilibrio. Non essendo Spider-Man. E questo è bello, perché poi l'altro giorno io stavo facendo una serie inglese che è quello che sta arrivando è un locked, cioè è un... il montaggio è chiuso, però poi non hanno fatto niente ancora. Ed era incredibile che non c'era nulla. Cioè, in ogni... di solito quando ci arrivano queste cose c'è una scritta che dice quale effetto sarà applicato alla... c'è proprio sul video appare una scritta con gli effetti che verranno applicati. Non c'era una inquadratura nella quale qua togligli quell'ombra dalla faccia, qua mettigli un po' più di vernice sul addosso perché deve essere sporco. È tutto in post produzione, è tutto finto. Tutto finto. E noi sempre di più cioè andiamo all'origine del girato, perché a me mi è capitato l'altro giorno invece di fare una scena
E qui dice, sai, sono i preliminari. Ho capito, ma c'è preliminare. Lì c'era la troupe col Chuck. Più preliminare di questo. Doppiamo addirittura con la troupe in campo col Chuck. Mi sembra un attimino eccessivo. Sì, perché insomma, poi abbiamo facciamolo girare prima il film. Abbiamo bisogno di. Abbiamo anche bisogno di concentrarci un attimo sulla scena. Noi, come ricordo sempre, un fantascientifico, dove a un certo punto il mio personaggio fa la faccia e dice: guardate. E io mi dico al direttore, cosa devo guardare? Cosa ci sarà lì? E il direttore fa, e che ne so? Non lo sa nessuno, lo sapremo quando lo vedremo in onda. Esatto. E poi c'era un mostro, una cosa pazzesca che non si vedeva. Esatto. Quindi anche a noi, ci è, per non parlare delle bocche, quando doppiamo con le bocche o con i riquadrini. No? E il cerchio, come vedi, si chiude, no? Nel senso che stiamo parlando sempre di soldi e globalizzazione, l'attacco alla pirateria, lo dobbiamo subire noi, perché l'attacco alla pirateria è a delle società internazionali e chi ne paga le conseguenze siamo noi che doppiamo i film tutto buio, solamente con un cerchio che si apre sulla bocca del personaggio. È veramente allucinante. Oppure quando ti è andata di lusso con l'immagine che si vede ma sfocata in bianco e nero e con 12.000 scritte che vanno su e giù. Quindi noi siamo dei virtuosi. Distratti anche, no? Perché tutti io mi distraggo a vedere tutta sta roba che si muove. Ma noi psicologicamente siamo fortissimi, perché tutti questi bombardamenti riusciamo a fare un film. Cioè, ma insomma, siamo fortissimi. Per chi ha lavorato come noi sulla pellicola, quando veniva proiettata la pellicola, il definitivo arrivava, non arrivava un preliminare. Esatto. Arrivava la pellicola del film, che tu la vedevi proiettata con la grana della pellicola, con i colori della pellicola, vedevi il definitivo, a volte in bianco e nero, ma poche volte era più semplice stamparla a colori direttamente. Tanto era una copia lavoro che doveva essere tagliuzzata, non poteva essere poi piratata in qualche maniera. Ed era un'altra visione, un'altra cosa. Un altro mondo, altre figure professionali, no? Il proiezionista. Porca miseria. Figure che si sono poi riciclate, hanno dovuto riciclarsi o sono sparite completamente. 21:41 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Pasquale Anselmo. Siamo in diretta su YouTube e qualcuno mi sta chiedendo via chat che su Facebook non riesce a raggiungerci. Su Facebook ci sta uno strillo della puntata in corso. Se ci cliccate sopra si apre la pagina di YouTube anche con la chat, quindi potete migrare su questa piattaforma e trovarci lì. Senti, prima di sentire il pezzo voglio vedo il commento di Alessandro che dice: ciao maestro Anselmo, sempre mitico, mi mancano le lezioni di doppiaggio con te, incluso come ci congedavi. Come li congedavi? Ah, e sono curioso. Come li congedavi? Sì, io insegno in una scuola di doppiaggio, si chiama professionedoppiaggio.com, e mi congedo con tutte le classi di tutti i livelli, ma vabbè, siamo alla radio, dai, ormai siamo fra di noi, un dopo cena. La volevo tenere segreta sta cosa, ma lui ce l'ha. L'ha sputtanata. Vabbè, insomma, alla fine della lezione dico a tutti: andate a cagare. Grande Pasquale, vabbè, è giusto. Dunque, secondo pezzo che porti all'attenzione dei nostri amici a casa, quale vuoi mettere? Allora, mettiamo il numero 3. Il numero 3, perfetto. Raccontamelo questo pezzo, perché era un pezzo che io non conoscevo. Tra l'altro io ogni volta mi riascolto ovviamente quando li compro, quando li reperisco, e quindi devo ho detto: ammazza che pezzo questo. Questo è un pezzo bello che mi ha aperto un po' un tuo lato, diciamo, latino, un lato particolare. Raccontami questo pezzo e perché l'hai portato. Allora, la parte latina nella mia vita ha inciso moltissimo, perché io ho recitato nel mio primo film come attore in presa diretta, ho debuttato in un film di Stefano Reali girato in Venezuela per 2 mesi. Bello, tra l'altro. Bellissimo, siamo stati nella giungla, siamo stati a in un posto che si chiama Puerto Ordaz, a 700 km da Caracas, e quindi gioco forza, come quando vieni a Roma a lavorare a Roma, dopo 3 giorni mangi gli spaghetti e bevi il caffè espresso, lì impari a ballare il merengue, la salsa, è un modo proprio di comunicare. E la musica latinoamericana mi è entrata nel cuore, e questo è uno dei massimi cantanti, insomma cantautori della musica latinoamericana, si chiama Juan Luis Guerra. Ho fatto molti merengue, per esempio Me Sube la Bilirubina, che mi piace tanto. Me sale la bilirubina. Esatto. E questa qui invece è una canzone molto romantica, molto bella, che mi ricorda quel tempo, insomma quel periodo in Venezuela.
fra le altre cose con un cast internazionale, perché c'era Robert Powell che faceva Gesù di Nazareth, c'era Andrea Ferreol, quella attrice della Grande Abbuffata, no, no, ti ricordi? C'era Van Johnson, un attore americano che poi purtroppo è morto, ma c'era già 80 anni nell'87, quindi insomma c'era un cast internazionale, si doveva parlare inglese, fra le altre cose come tutto torna. Era una storia fantastica, una storia strana, in cui c'era un gruppo di persone su un pullman che andava in quelle gite, hai visto dove ti vendono le pentole? Sì, 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 come no. Una gita sulla Roma L'Aquila. A un certo punto buca la ruota il pullman, loro si stanno tutti in una sosta di emergenza, una piazzola, e vengono attirati da un fiore che sta su un viadotto. Si sporgono questi 9 protagonisti e cadono tutti in acqua da questo ponte. Appena escono dall'acqua, entrano in un altro mondo che sta sotto la Roma L'Aquila, che poi si scoprirà perché c'è un polline miracoloso, si scoprirà perché, ma questo non è importante. La cosa importante, ecco come tutto torna, appena usciamo dall'acqua siamo doppiati dai doppiatori di genere anni 60. Quindi io sono stato doppiato nel mio primo film da Ferruccio Amendola. Ma che figata! Non ci posso credere. No, un doppiatore doppiato al suo primo film, ma per una questione di sceneggiatura artistica. Proprio. Io di c'avevo sceneggiatura. All'inizio del film 3 battute, fra le altre cose, con l'accento calabrese, facevo un mezzo delinquente infiltrato in questo pullman, e poi diventavo Ferruccio Amendola. Quindi c'erano Sergio Graziani, Maria Pia Di Meo, bellissimo, cioè, tutti, bellissimo. Tutti, il più giovane era Sandro Acerbi. E allora ce l'ascoltiamo questo pezzo. Com'era? Che ci ricorda la Roma L'Aquila, ci ricorda la Roma L'Aquila di Pasquale Anselmo. Ci ricorda il Venezuela, il merengue, e questa canzone è meravigliosa, che è una poesia. Mi sarebbe piaciuto anche mettere una di Buena Vista Social Club, che piace, mi piace tantissimo, ma ho scelto questa perché poi invece, per quanto riguarda, non anticipiamo, lo sapremo più tardi, lo vedremo. Allora, spero di dirlo bene, lui è Juan Luis Guerra e questa è Estrellitas y Duendes, in diretta su Radio Cigliano. Vabbè, ricordi, perché poi viviamo di ricordi, no? Cioè, comunque ce l'abbiamo dentro, abbiamo fatto tante cose, abbiamo vissuto tante situazioni particolari, no? E comunque viviamo di ricordi, certo. Ce li portiamo dentro, certo. E questa capita che parte, che ne so, alla radio, da qualche parte, e subito c'hai quelle immagini che ti tornano alla mente. Incredibile. Poi la zona venezuelana in particolare. Tu renditi conto che io ho debuttato al cinema con questo film, con questi popò di attori, in inglese, in un paese straniero, nel mio primo volo in assoluto. Non eri mai andato su un aereo? No, hai fatto un intercontinentale. Esatto. Che finché si è trattato di Alitalia sono state 13 ore fino a Caracas strepitose, poi da Caracas a Puerto Ordaz era mezz'ora d'aereo, come un 19, ma era carnevale e gli aerei erano tutti esauriti e c'era una specie di serrata per cui alcuni voli non partivano. Quindi questi signori hanno avuto la felice idea di affittare un aereo del 1940, no, a vabbè, eliche, no, vabbè, non pressurizzato, che ha viaggiato nelle nuvole. Cioè, io sono arrivato bianco come un cencio. Hai detto, ma chi mi ha fatto fare questo contratto? Morto, mentre Robert Powell faceva fotografie. E io dicevo, scusa, ma perché fai dopo? Ha detto, guarda, quando feci Gesù di Nazareth, viaggiai con un pilota, con un piccolo aereo, un Cessna, completamente embriaco, in Marocco. Quindi è niente. Ma tu sono abituato. Che vuoi che sia. Non c'è problema. Senti, Sasha dice, mi ricordo di un bellissimo e molto divertente film, bellissimo e molto divertente del 99, Life, dove doppi Martin Lawrence e Tonino Accolla doppiava Eddie Murphy, grandissima prestazione di tutti. È vero. Tu vero. Sai, me lo ricordo, Martin Lawrence, è vero, era un bel film. Tu sai che se hai bisogno di un curriculum basta che metti una voce su internet da qualche parte. Senti, mi raccontavi, abbiamo un minuto e mezzo, mi raccontavi... Aspetta, che cos'era quello? Che cos'è quello? Questo è un nostro amico, un saluto a voi. Prima, sì. E prima di andare al lavoro chiedo al grande Pasquale un lavoro della lavorazione di entrambi i Trainspotting da parte di Sabino, che sta andando al lavoro ma voleva sapere, diciamoglielo subito così poi sì, si va al lavoro. Allora, nel primo diretto da Francesco Vairano
La cosa particolare è che mi sono tenuto gli urli, tutta la scena urlata famosa, l'ultimo giorno di lavorazione, quindi l'ho fatta al terzo turno di venerdì e ho riacquistato la voce martedì mattina. Il lunedì c'è avuto dei problemi. Problemissimo. Cortisone a 2000. Sì, perché lui recitava di gola e a quel punto, per essere sempre ligi al nostro dovere, l'ho fatto di gola e non di tecnica, insomma. Mentre l'altro è stato diretto da Massimiliano Alto, che è anche un altro grandissimo direttore, e la cosa particolare è stata riprodurre quella scena, perché era la scena di 20 anni prima, quindi di nuovo con la stessa forza, con la stessa irruenza, solo che erano passati 20 anni, quindi c'è stato un po' di problemi. Senti, abbiamo 20 secondi, ti parlano del boss delle torte, perché anche lì c'è messo nessuno bella è perfetto, firma. Nessuno è perfetto. E dice, chi doppia Mauro, lo sai? Sì, Mauro mi pare Daniele Valenti, no? Daniele Valenti, Daniele, sì. E l'hai conosciuti? No, però so questo aneddoto. Siccome lui è venuto in Italia, è venuto a Milano perché ha rapporti stretti con la rete, con Real Time, e mentre stava negli uffici ha voluto vedere, questo me l'ha detto una funzionaria di Real Time, ha voluto vedere una puntata. Aspettami un secondo che dobbiamo, sì, ritornare anche in radio. Juan Luis Guerra, Estrellas y Duendes, è il pezzo che ricorda il primo film che ha fatto Pasquale Anselmo e giustamente l'ha portato stasera dopo cena con... Laggiù nella giungla di Stefano Reali. Andatela, la trovate, andatela da a trovare, andatela a cercare. Senti un po', stavamo ricordando, ripercorrendo un po' il boss delle torte e ti hanno chiesto se avevi conosciuto lui, Buddy, sì, Buddy Valastro. Come, esatto, si lui, Buddy Valastro. Buddy Valastro. Lui è venuto a Milano perché ha rapporti stretti con Real Time. E una funzionaria mi ha raccontato questo aneddoto, che ha voluto vedere una puntata doppiata in italiano. Si è chiuso in una stanzetta con una cuffia, ha visto la puntata e poi, mentre stava vedendo, è entrata questa funzionaria e gli ha detto: ma lo sai che ti doppia l'attore che doppia anche Nicolas Cage? Allora lui è, alla fine della puntata è uscito e è andato in giro per tutto l'ufficio di Real Time, ma un me doppia quello di vabbè, ha telefonato pure in America a sua moglie, l'ha raccontato, cioè, a tutti quanti, sì, 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 sì. Perché poi è strana questa cosa, a te è capitato di incontrare qualche attore che doppi? Ahimè, no, qualche attore che ho doppiato una volta sola, sì, nel senso che ho fatto delle anteprime, delle presentazioni, e quindi ho doppiato attori sconosciuti, nel senso che li ho visti lì. Per esempio, sì, mi viene in mente il film su Lech Wałęsa, il leader polacco, c'è stata la presentazione a Roma ed è venuto sia Lech Wałęsa sia l'attore che ho doppiato, quindi l'ho conosciuto, eccetera. Oppure, Nicolas Cage non ti è mai capitato? Nicolas Cage non mi è mai capitato perché... quando viene, viene di nascosto per fatti suoi, quindi fa i weekend suoi, le cose sue. Quando viene in veste ufficiale, o è stato a Festival di Venezia, o è stato una volta a Piazza Esedra a presentare L'apprendista stregone, ma evidentemente hanno pensato bene di non invitare nessun doppiatore, quindi non che sono peccato, andato. Perché sì, poi c'è chi degli... tu hai fatto dei film. Sì. Un secondo, poi faccio partire il contest della parola misteriosa. Hai fatto dei film, quindi ovviamente sei stato doppiato in altre lingue. Sì, e le ho sentite anche alcune. Ma non ti farebbe piacere incontrare chi ti ha doppiato? Ma se io fossi un attore famoso, ma metterei anche bocca, più che mi farebbe piacere incontrare. Io proprio scriverei o chiamerei e direi: voglio sentire i provini e mi piace questo. E certo. Come no? Mentre invece ci sono molti attori che hanno l'idiosincrasia del doppiaggio, che dicono: ma mi perdo, la gente si perde tutte le bellurie che ho fatto. A parte che gliele restituiamo noi in italiano le bellurie. Esatto. Però esatto. Nessuno capirebbe la sua recitazione, quindi forse gli facciamo anche un favore. Gli facciamo un favore anche perché quando arrivano quei resoconti a fine mese da tutti gli stati del mondo, vuol dire che il film è stato proiettato, è stato visto, e in Italia si vede solo quasi esclusivamente col doppiaggio, quindi ci deve ringraziare moltissimo. Direi proprio di sì. Allora, lanciamo il contest e mi vado a posizionare immediatamente all'ultimo messaggio adesso, e è questo qui, e in maniera che possiate, avete ascoltato la rotazione di Radio Cigliano, avete trovato la parola misteriosa solo su WhatsApp 328 79 48 796 e
scrivetemi questa parola misteriosa che era nella rotazione di Radio Cigliano. Adesso noi ci occupiamo di interpretiamo una canzone, alla fine ringrazieremo chi ha ascoltato la rotazione attraverso la telefonata. Vi chiamiamo in diretta su WhatsApp, quindi tenete il WhatsApp collegato a un wifi decente, perché vi chiamo tramite WhatsApp e verrete in diretta con noi qui a Radio Cigliano. Ma nel frattempo abbiamo lanciato un altro contest sulle storie di Instagram. Io vi ho detto che questa canzone che reciterà adesso Pasquale sarebbe dovuta essere interpretata in due mood, e i mood che ho scelto sono stati o disperato o erotico. E forse avete già capito anche la canzone, eh? Non era difficile questa volta. E il mood che è, ha vinto, che è quello che con il quale dovrà cimentarsi Pasquale nel recitare questa canzone, è disperato. La canzone io ve la voglio far ascoltare perché devo dire è una canzone che fa parte, secondo me, dell'Italia, della musica leggera italiana. Questo è un pezzo straordinario di Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp, la sentite in sottofondo. E, tra l'altro, tu sei un dalliano? Sì, io sono per i cantautori italiani storici, De Gregori, Dalla, De André, Guccini, anche Claudio Lolli, che purtroppo ci ha lasciato da poco. Sì. E quindi io avevo una trasmissione in radio a Cosenza negli anni 77-78, una radio privata che si chiamava Radio Bruzia, e facevo una trasmissione di cantautori italiani. Andavano gli italiani. Allora, avete deciso che questa canzone dovrà recitarla con incedere Disperato. E allora togliamo Lucio Dalla, perché insomma lo conoscete, non c'è bisogno di riascoltarla, ma andiamo ad ascoltare Pasquale Anselmo con la sua interpretazione disperata di Disperato Erotico Stomp. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina biricò, mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ed eran botte, Dio che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto: poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, sì, grande fica. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale, aveva dei problemi anche seri e non ragionava male. Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra. Non abbiamo fatto niente. Sono rimasto solo, solo come un deficiente. Ho fatto le mie scale a tre alla volta, mi sono steso sul divano, ho chiuso un po' con gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. E questo è veramente disperato. Grande Pasquale, Disperato Erotico Stomp, recitato col mood disperato da Pasquale Anselmo. E ci piace veramente che ci sia questa nuova rubrica. La musica, diciamo, era perfetta, era quella sua, era quella sua. Me la sono scelta, me la sono capata abbastanza. Io sto chiamando il vincitore del contest, adesso sta squillando il telefono, vediamo se mi risponde. Mi ha risposto, e allora fatemelo mandare in diretta. Il contest questa sera l'ha vinto Federico. Federico, come stai? Benissimo, come va ragazzi? Tutto bene, a posto? Molto bene. Ciao, siamo... Federico. Federico, da dove? Ciao, sono da Monfalcone, non so se conoscete la città, vicino a Trieste. Come no? Dove fanno le navi da crociera. Benissimo, conosciamo Monfalcone. Grande. Allora, abitué di Radio Cigliano, prima volta, come funziona? No, abitué da ormai quasi tre stagioni. Vabbè, grande, ci piace molto. Hai trovato la parola che era gabbia, in onore a Nicolas Cage. Nicola Gabbia, no? Esatto. Come, c'è Tommaso Crociera, c'è Nicola Gabbia, hanno un po' tutti quanti la traduzione italiana. Io lo chiamo italiana. Nicolas Cage. Nicolas Cage non Nicolas è male. Cage. Nicolas Cage non è male. Hai trovato la rotazione, la parola nascosta nella rotazione della radio. E allora, c'è qui Pasquale Anselmo, è tutto tuo, puoi chiedergli quello che vuoi.
due cose che sono sempre state mie curiosità. La prima è un doppiaggio che fa, che presumibilmente forse è concluso anche da breve perché è andato in onda l'ultima stagione, il tenente Flynn di The Close, un mito. Come ti sei trovato su quel personaggio? Se te lo ricordi, ovviamente. Sì, certo che me lo ricordo. Fra le altre cose è legato anche a... mi emoziono un po' perché è legato anche a un nostro collega che in questo momento non sta attraversando un buon periodo, che è Sergio Di Giulio, che doppiava il tenente Provenza. Nasce tutto con The Close e poi diventa Major Crime, che diventa uno spin-off. E all'inizio devo dire ci ho avuto un po' di difficoltà, ma tutti quanti, perché avevamo avuto tutti una distribuzione un po' strana. Io stavo su questo con i capelli bianchi e ancora non ce li avevo perché ci abbiamo un sacco di tempo, esatto. E ognuno di noi stava un po' su dei personaggi, poi invece ci siamo un po' acclimatati, ci siamo accomodati in questi personaggi e alla fine insomma è sempre una serie che facciamo con piacere. E la seconda domanda qual è? La seconda ovviamente verte su Nicolas Cage. 22 anni ormai di sodalizio comprovato, sì, tranne forse qualche raro caso in cui, diciamo così, ti hanno sostituito. L'unico, sì, che mi ricordo da recente era su Ghost Rider. Ma chi fu il numero uno? Perché il numero due l'ho fatto diciamo io. Così, a metterti su quel personaggio. Chi fu? Chi diede l'inizio, diciamo così, al sodalizio? Il primo che ti ha distribuito. L'innovatore, diciamo. Il primo film di Nicolas Cage. Il primo che ti ha distribuito su Nicolas Cage, chi è stato? The Rock. E tutta la società. La società mi ha fatto fare il provino, che era la cast. E la direzione in particolare l'ha fatta Cinzia De Carolis. Quindi però meglio. Io ho fatto un provino segnalato dalla società insieme ad altre 4-5 persone, perché l'ultimo film che aveva fatto Nicolas Cage prima del mio avvento, diciamo, era Via da Las Vegas, in cui aveva vinto l'Oscar, ma l'aveva doppiato Massimo Ghini, una tantum, diciamo, chiamato dalla Elisabetta Bucciarelli, quindi era un una tantum. Prima di Via da Las Vegas aveva cambiato 7-8 voci, sì, addirittura Claudio De Angelis aveva fatto De Angelis, Paolo Scalondro, se non mi ricordo male, sì, tantissimi colleghi, sì. Sandro Acerbo, insomma, quelli che senti in questi, poi in questi 22 anni sono state delle combinazioni. Alcuni li ho rifiutati io perché c'era poco riconoscimento economico e sinceramente non mi va più, non mi è mai andato, ma mai come oggi non mi va più di fare cose al minimo sindacale che riguardino Nicolas Cage, ci mancherebbe altro. E altri invece per meccanismi di società, meccanismi di interessi diversi, hanno scelto altre persone. Però posso dire che secondo me Nicolas Cage è uno di quelli che mantiene la voce di più, quasi più di tutti quanti, vero? Beh sì sì, ne ha fatti quasi, sì, c'è anche Brad Pitt, ma anche sì, lui però ha avuto le sue eccezioni, sì, vero, sì. Ne ha fatti 56-57, perché è uno che produce, produce tantissimo. Guarda, ultimamente negli ultimi 6-7 mesi ne avrò fatti 5, adesso stamattina mi hanno chiamato per un altro. E ho già preso i turni. Ho già preso i turni di un altro ancora che è un cartone. Gira, ha dato la voce. Questo. Ha dato la voce a un cartone anche. Gira tantissimo. E beato a lui, e beato meno male. Ringraziamo anche. Sì, esatto. Allora, Federico, grazie per averci chiamato. Grazie per le domande che sono state tutte intelligenti. E ci è piaciuto veramente che ci sia stata. È un pensiero particolare perché io, appena sono uscito dall'Accademia nell'82. Sono andato allo stabile di Trieste, quindi per questo ti dico che conosco bene Monfalcone, conosco Trieste, è la mia terza città perché ci ho vissuto quasi un anno e ci sono ritornato e la amo tantissimo e come si dice a Trieste, l'Italia finisce a Monfalcone. È vero, non solo posso dirvi che due vostri illustri colleghi sono proprio qui stasera in Teatro Monfalcone con uno spettacolo teatrale, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Che meraviglia, mentre io ho debuttato nell'82 con L'affare d'Anton del grande maestro premio Oscar Andrei Vajda, polacco, e nella stessa compagnia ho conosciuto un debuttante che era Francesco Pannofino e uno non debuttante che era Luca Dal Fabbro e un altro non debuttante per niente che era Mario Maranzano. Noi siamo diventati quattro amici
dall'82. Che bello, viva il teatro veramente, perché poi ci porta in giro, ci porta, noi conosciamo un sacco di posti che non avremmo mai conosciuto diversamente, e poi ci porta in giro per far vedere quanto poi abbiamo di cuore da dare, anche non soltanto al microfono ma anche deviso con, sì, con gente, tutto il pubblico in sala. Gente splendida, gente splendida veramente. L'unica cosa è che ci volevano bene tutti, e dalle 10 di mattina appena ci incontravano, facciamo un'ombrina, un calicetto, una... quindi eravamo degli alcolizzati dopo 6 mesi. Vabbè, quella è zona però, esatto. Quella è zona. È zona. Federico, grazie veramente per averci telefonato, la telefonata stasera è andata benissimo, quindi sono contento, avete imparato che bisogna abbassare la radio quando ci ascoltate, grazie, e continuo a sentirci sempre, l'hai scaricata l'app, vero? Certamente, anzi grazie a voi per la bellissima telefonata, per, no, per evitare problemi di ritorno audio sono proprio andato in un'altra stanza. Sei proprio messo in bugigatto, l'ho chiuso, bravissimo, grandissimo. Grazie Federico, buon proseguimento con noi e con la tua vita, grazie veramente, ciao. Grazie. Ciao. E allora abbiamo ascoltato anche la telefonata, questo succede se ascoltate la rotazione di Radio Cigliano dal lunedì al giovedì, in questo caso oggi, e la settimana prossima, perché anche la settimana prossima andremo di mercoledì, segnatevelo, mercoledì alle 21, anticipiamo perché il giorno dopo è festa e quindi la facciamo mercoledì 31. Mercoledì prossimo, sempre alle 21, ascoltate la rotazione della radio per parlare con i nostri ospiti e dalle 10 alle 11, dalle 16, scusate, 18 alle 19, dalle 21 alle 22, dal lunedì al mercoledì settimana prossima, ma normalmente al giovedì, segnatevi la parola misteriosa e potrete partecipare in diretta. 22.05 in diretta su Radio Cigliano, e dopo cena con Pasquale Anselmo, terzo pezzo musicale, che cosa proponiamo ai nostri amici? Eh beh, visto che siamo in tema, proporrei il numero 2. La numero 2, eh sì, siamo veramente in tema, siamo veramente in tema. Allora, perché questo pezzo? Siamo in tema perché... quando abbiamo fatto la nostra prima tournée, questa famosa tournée con lo Stabile di Trieste, avevamo una macchina con un mangianastri e avevamo una cassetta, eravamo tutti pazzi di De Gregori ed era appena uscito Titanic. Quindi noi andavamo da Trieste in tutte le piazze del decentramento, insomma nel Friuli Venezia Giulia, e appena partivamo mettevamo questa cassetta, eravamo in quattro in macchina e ognuno di noi aveva una canzone di questa cassetta, io avevo questa. E allora ce l'ascoltiamo subito in diretta su Radio Cigliano, andiamo nel 1982, lui è Francesco De Gregori e ci ascoltiamo come terzo pezzo di Pasquale Anselmo, Caterina. Poi arrivo al mattino. Allora, ci sono tanti amici che ci stanno scrivendo, il solito amico ottimista e ci piace con questo dito su, Luigi da Trani, Luigi da Trani, che bella città Trani, mamma. Bella, veramente, poi il teatro veramente questo fa anche, ma quante città hai visto che non avresti mai visto in vita tua? Che non avrei mai visto in vita mia, perché proprio? Non vengo da una famiglia ambiente, e poi comunque forse non avrei mai visto. In alcune proprio anche non ci saresti... mondo. Anche cioè, mondo, non solo cioè... in Italia, perché io ho debuttato in Venezuela, poi andiamo avanti e ti dirò anche altri paesi dove sono stato, però proprio ho girato il mondo per lavoro. È difficile che mi ricordi una vacanza all'estero, solo bello. Per lavoro. L'hai fatto per lavoro, sì. Però l'hai fatto. E ci sono anche Paola e Cremino che ci scrivono giustamente da Crema, guardate che belli, questo è un coniglio. Sì. Grande Paola che ci stai ascoltando e che ci hai mandato il tuo controselfie, che è graditissimo ovviamente, che mandiamo in onda al 328-7948-796. Senti un po', ma Pasquale Anselmo, sì, se non avesse fatto l'attore, che cosa farebbe a quest'ora? Questo sono domandone. Sono domandone molto marzulliane. Io lo dico sempre, no? Nel senso che c'è uno sliding doors nella mia vita che è enorme, è legata alla figura di mio padre. Mio padre era un capo ufficio delle poste. E eravamo monoreddito, per cui lui mi ha preso da una parte e mi ha detto: guarda, se c'è da mandare qualcuno all'università, c'è tuo fratello che è più grande, che adesso è medico, mio fratello Felice, che ha sempre voluto fare il medico da quando era ragazzino. Quindi sti soldi per mandarti, non c'era nemmeno un'università a Cosenza, che adesso invece c'è. Se non abbiamo i soldi per mandarti fuori, quindi vedi tu, a quel punto puoi anche entrare al posto mio, alle poste.
Quindi questo sliding doors, cioè, molto probabilmente se lui avesse vissuto di più mi avrebbe pure detto: ma chi to fa fa questo mestiere, ma lascia stare tranquillo. Il problema è che io non ho avuto effettivamente il tempo di parlarci tanto, perché sai, a 16 anni non hai tutta questa confidenza con un padre calabrese, per cui questo è un rammarico enorme. Non lo so dove sarei, forse sarei un... forse alle Poste. Sì, un dirigente alle Poste che fa teatro per hobby. Certo, sicuro. Una filodrammatica. Sì, sicuro, anche perché lo faceva mio padre. Mio padre era in una filodrammatica. Ah, vedi, quindi comunque c'era un brivido artistico che sì, correva sì, nella famiglia. Sì, però non sono figlio d'arte, nel senso che lui lo faceva in età 14, 15, 16 anni, poi... da quando ha avuto l'età della ragione non l'ha fatto più. Ha detto basta, ma chi, sì, ma chi me lo fa fare? Esatto. E vabbè, sono cose che comunque fanno, ti portano a essere sì, quello che sei nella non vita. Non sei curioso di sapere gli altri? Aspetta un attimo che me li dici in diretta. Sì, a che sono dedicati gli altri? Francesco De Gregori, Caterina, è il terzo pezzo per conoscere, marzullissimo, per conoscere Pasquale Anselmo, che ci stiamo ascoltando con grande piacere su A Dopo Cena Con oggi. Vi ricordo che siamo in diretta su YouTube eccezionalmente, direi che la diretta YouTube sta andando abbastanza bene, ci sono tanti amici. Allora, Angelo fa una domanda strana. Bravissimo Pasquale, voce di Nicolas Cage, ma lui ti vedrebbe bene su Robert De Niro e non capisce perché non ti abbiano mai distribuito su quell'attore. È un attore che a te piacerebbe fare. Ma lo fa Stefano De Sando adesso, ci mancherebbe in maniera altro, egregia secondo me, sì. Beh, guarda, non ha detto proprio una grande castroneria, nel senso che per me Ferruccio rimane il mio punto di riferimento in questo mestiere e De Niro rimane il mio punto di riferimento come attore in questo mestiere. Ma da qui a dire che sto bene su De Niro, no, sinceramente non me la sento di dirlo assolutamente. E poi abbiamo fatto una cosa insieme, io e Pasquale, qua me lo ricordano, abbiamo fatto una serie che si chiamava Shield, una serie cazzutissima, bellissima, tremenda, tra l'altro una delle ultime volte, mi sembra di ricordare, in cui si doppiava tutti insieme, non abbiamo fatto colonne separate, eravamo sempre insieme, una serie cattiva, una serie tosta, dura veramente. La prima serie di macchina a mano che ha fatto storia, insomma, di inquadrature rubate. Quelle che fanno un po' mal di mare, no? Il fuorifuoco, esattamente. Fu la prima in assoluto. Ti ricordi, non c'era un commento musicale durante tutta la puntata, c'era l'ambiente e basta. La musica c'era in pochissimi momenti e all'inizio magari dei raccordi, ma di solito c'erano proprio queste immagini crude che sembravano tagliate non col montaggio, spiate, col telefonino un po'. Bravo, no? Sì, bravo, sì. Bella serie. Bellissima serie. Ci siamo divertiti molto lì. Siamo allora, veramente e se dovessi dire qual è il film in cui secondo te Nicolas Cage è stato più bravo, quale diresti? Ce lo chiede Eddie. Mio Dio. Sono tanti. No, sai che cosa? Che queste domande qua fanno i conti con il mio gusto personale. Certo, no, è quello. Cioè, nel senso quello secondo te. Può darsi che a me sia piaciuto un film. Assolutamente. Stiamo parlando di gusto personale tuo. Esatto, per esempio ce n'è uno che non è molto famoso, ma che si chiama Tokyo Dangerous, mi pare, in cui lui parla pochissimo, veramente poco, ed è molto intenso, molto espressivo, e mi è piaciuta molto la storia. Un killer che decide di cambiare vita e cerca di istruire un giovane sul futuro, insomma, di questa professione. Però, insomma, detta così può sembrare molto cinica, invece... E lì ha fatto un buon lavoro, secondo te? Sì, lui si innamora di una cameriera sordomuta. Mi è piaciuto molto, è venuto fuori un lato tenero veramente bello. Senti, qua Marianna, ma anche altri, ti fanno dei complimenti per il dialetto quando recitavi palermitano. Dice, Marianna è di Palermo, abbiamo visto le foto prima, sì. Dice, sembravi un vero palermitano. Sì, ma questo è un gioco che fa gli annunzi, allora l'ho imparato da lui, ma... Se mi senti parlare cosentino, allora sì. Cosentino lo parlo. Però tu con i dialetti bene. Vai bene. Non, quelli ti del adatti, sud sì. Quelli, del sud, bene, quelli sì. Del sud sì, quelli del nord un po' meno. E quindi ti è capitato anche al doppiaggio di dover fare cose in dialetto? Come no? Una in particolare, alla quale sono legato tantissimo, è un pezzetto di Uno Zoo in Fuga, un cartone, dove io e De Sando facciamo
due coccodrilli, sai la leggenda metropolitana che nelle fogne di New York ci siano i coccodrilli buttati, no? Là, certo. Esatto. E ci sono questi personaggi che si sono persi nelle fogne di New York e incontrano questi due coccodrilli, e Fiamma Izzo, che era la direttrice, ha detto: mi piacerebbe che lo faceste, insomma ho preso voi due perché lo faceste un po' in meridionale. Io mi sono proposto per riscriverlo completamente in cosentino, e l'abbiamo fatto. Che divertentissimo. Sì, però c'è un'altra cosa che avevo, mi sa, intravisto, perché ho qui stavano parlando di Don Matteo, di tante cose, quello come attore, però avevo intravisto una cosa che ho comprato in Spagna. Ecco, a questo ci tengo tantissimo, perché io ho doppiato il film, due film d'animazione, Atlantis. Sì. In cui doppio un personaggio con l'accento siciliano, perché l'attore che l'ha fatto in America è un italoamericano. Ok, e questa è una convenzione che di solito, esatto, si fa un accento del sud. Esatto, lui è una specie di dinamitardo, quindi io faccio un siciliano, faccio cioè bomba a mano, cicchicciacche, cose di questo genere. Dopodiché si doveva fare la versione spagnola. Il funzionario della Disney spagnola gli è venuta in mente l'idea di farmi doppiare a me in spagnolo il personaggio, perché come era un siciliano che non parla bene italiano e c'ha l'accento, doveva essere uno spagnolo con l'accento italiano. Esatto. E quindi io sono stato l'unico che ha fatto anche il doppiaggio spagnolo. È comprato in Spagna, perché anch'io ho comprato il DVD a Barcellona con la mia voce spagnola, e lui mi dava le indicazioni, mi faceva da coach via telefonino. Ma dai, che perché l'hai fatto a Roma tu? L'ho fatto a Roma col funzionario Disney collegato da Madrid. Col telefonino. Quella è una cosa a cui tengo tantissimo, bellissimo. Pensavo che fossi andato a doppiare a Madrid e magari ci potevi dare un insight su come doppiano a Madrid. No, questa è una cosa che successe a Marco Mete quando fece Chi ha incastrato Roger Rabbit, che lui faceva Roger Rabbit, sì. Che lo chiamarono per fare, mi sembra, la versione francese e spagnola anche, perché era piaciuto, sì. E quindi fece tutto a Madrid e a Parigi con i coach, con i dialoghi coach, parlare in, certo. E lo fece però lì, quindi è andato a vedere. Beh, quello anche meglio. Io una curiosità ce l'ho, cioè noi sappiamo tutto del doppiaggio in Italia, no? Sappiamo come funziona fin nei minimi particolari, ma chissà come funziona in Germania, chissà come funziona in Spagna, Francia, che ci dicono che c'è la banda, esatto, la banda sotto con le battute, ma c'è anche una specie di cosa obliqua rossa che ti dà l'inizio dell'anello, che no? Io l'ho fatto una volta, ci ha provato Fiamma Izzo a farlo e ho detto subito: ho bisogno di un copione cartaceo, per cortesia, perché è una cosa difficilissima, o di uno psicoterapeuta. E quello, vabbè, secondo il mio psicologo abbiamo tutti bisogno noi di uno psicoterapeuta per fare il lavoro che facciamo. Io in primis. 22:16 sempre su Radio Cigliano, sempre dopo cena con Pasquale Anselmo, andiamo con il quarto pezzo, dopodiché ci sarà la clip misteriosa, quindi iniziate a prepararvi, aguzzate le orecchie e restate con noi, perché ci sarà da divertirsi con la clip misteriosa. Qual è il pezzo, Pasquale? È il numero uno. Subito. Ah, bella questa, pensa che era. Io ho delle lacune tremende nella mia libreria di brani che mandiamo in radio. E questo io non ce l'avevo. E quando me l'hai proposto, ho detto: vedi che bello, c'avrò. Perché poi tutti i brani che gli ospiti portano a Dopo Cena Con, ma anche nella trasmissione musicale del sabato, vengono poi messi nella rotazione della radio e restano nella rotazione della radio per arricchire. Questa è la versione dal vivo insieme a un gruppo che gira che ti rigira. Io l'altro ieri ho fatto un turno di doppiaggio a Via Asiago alla Rai, e io entravo e loro uscivano. Adesso saprete chi. Adesso sapremo chi sono, questo gruppo. E perché questo pezzo? Questo pezzo perché per due motivi. Uno l'ho già detto, perché amo i cantautori italiani, perché ho debuttato alla radio in una radio privata di Cosenza, si chiamava Radio Bruzia, e quindi De André è per me uno dei numeri uno in assoluto, un poeta. E poi perché la mia infanzia l'ho vissuta un po' come tutti in parrocchia, e quindi anche se poi nel corso della maturità, nel corso degli anni, mi sono un po', ho preso un po' le distanze, sono sempre legato a quel tipo di formazione. E allora ce l'ascoltiamo, arriviamo
Torniamo un po' indietro, nel 1970, un gran pezzo di Fabrizio De André, è il quarto pezzo che porta Pasquale Anselmo stasera a Dopo Cena Con, e ce lo sentiamo sulla radio pulito senza che ci parliamo sopra, è Il Pescatore, in diretta su Radio Cigliano. All'ombra è la premiata Forneria Marconi. È la premiata Forneria Marconi. Come cazzo facevo a non avere questo pezzo nella mia... No, vabbè, perché poi abbiamo... I gusti sono quelli che sono, però poi quando senti i pezzi singoli dici ma questo è tutto un LP, certo. Che ci sarebbe da... è tutto un concerto di pezzi suoi rifatti, perché vedi c'è il violino, c'è l'arrangiamento, sì. Folk, un po' irlandese, no? Ma bellissimo, veramente bello. Allora, Gianluca da Firenze chiede, visto che il video vi arriva così elementare, stiamo parlando dei video con quasi i giornalieri, come vi arriva l'audio dal punto di vista di effetti e mix? Ma a volte completo, però mica sempre, eh? No. A me mi capitano delle volte che i fuoricampo sono letti da qualcun altro, da un assistente di scena, dal montatore, sì, sempre, perché andiamo sempre prima. Cioè fra un po' saremo sul set, secondo me, no? In un angolo e doppiamo mentre loro la fanno, o facciamo ogni take, invece una cosa tecnica da sottolineare bella per noi è che adesso con le piste digitali si può isolare il dialogo rispetto a tutti gli effetti. Allora se c'è una battaglia, una scena di massa, riusciamo ad isolare il dialogo e sappiamo quando intervenire. Quello sì, quella è una cosa. Soprattutto delle cose che quando le vai a sentire nel mix completo a volte spariscono perché non ci sono. Assolutamente. Capito? Quindi noi completiamo ancora di più la colonna che ci arriva andando proprio a doppiare tutto. I fiati, i versi, anche delle piccole sporcature che non si sentirebbero e che sono, comunque nel mix ci sono, però non le sentireste, sarebbe difficile sentirle. Io per esempio mi reputo un esperto della fumata. Ah, ma sai fare? Ma sono la fumata finta, perché certo non è, sì, che esatto, fumiamo in sala. Assolutamente. Non è che fumiamo un in esperto sala. Della fumata, poi quando ci sono personaggi che si drogano in particolare sono proprio esperti. Espertissimo, grande Pasquale. Ci abbiamo 50 secondi, quindi possiamo andare con qualche altra con qualche altro contro selfie che ci avete mandato al 328 7948 796. Tutti un po' si meravigliano. Qui c'è Carlo. Allora Carlo, te lo racconto perché tu non c'hai Facebook, quindi non ci segui. Carlo per tutto l'inverno scorso lavorava a Limone Piemonte e siccome non aveva la connessione c'era solo nella piazza, quella wifi della piazza, lui si metteva in macchina con la neve, col motore acceso, il computer sulle gambe e ci seguiva. Ma 2 ore e mezza. Non si perde, adesso sta a casa comodo, ed ci sta guardando perché è dimostrato dal video. Quindi grande, grandissimo Carlo, questa è una piccola storia, un annetto, come diciamo noi, grande di Radio Carlo. Cigliano, che ci piace portare a ricordare sempre, perché poi non è sempre semplice ascoltarci e lo sappiamo. Torniamo in diretta anche sulla radio e poi ci sarà il contest. E questo è Fabrizio De André, Il Pescatore, quarto brano portato alla vostra attenzione da Pasquale Anselmo, che oggi si sta raccontando a Dopo Cena Con. Siete su Radio Cigliano e vi ricordo che la condivisione è il sale della vita per Radio Cigliano, quindi condividete questo video sia sulla vostra pagina Facebook, basta che condividiate quello dove c'era il frame fermo, dove c'era lo strillo, ma condividete anche il video sulla vostra pagina YouTube, e se siete su YouTube ricondividete il video sulla vostra pagina Facebook. Ci sono gli strumenti per condividerci su tutte le piattaforme, quindi mi raccomando condivideteci anche sulla vostra pagina Facebook, perché più siamo, più ci divertiamo e più allarghiamo il bacino di utenza di Radio Cigliano e più le serate qui sono belle e divertenti. Interpretiamo una canzone, l'abbiamo già fatta, adesso c'è la clip misteriosa. Allora Pasquale ha portato una clip da un doppiaggio che ha fatto, chi quale sarà? Ne ha fatti così tanti che veramente devo dire che non è stato, vi do un piccolo aiutino, non è stato proprio cattivo. Non è stato, no. È venuto qua qualcuno veramente cattivo che vi ha messi veramente a dura prova. Mentre invece Pasquale assolutamente non è stato cattivo, veramente, ed è una clip di facile comprensione. Adesso noi ridiamo la base, quella un po' da documentario, anzi, sì. Guarda, voglio fare una cosa, voglio metterti proprio la base da documentario classica per eccellenza. Adesso, questo è Pasquale Anselmo. Indovinate la clip, dovete scrivere il vostro nome e il titolo sul WhatsApp 328 7948 796, il primo avrà l'autografo personalizzato con la foto di Pasquale Anselmo.
Addirittura. Bene. Quando sei evaso, vediamo se riesco ad andare per ordine, sei sceso lungo lo scivolo dell'inceneritore. Un salto sul carrello e via per le gallerie fino alla macchina a vapore. Geniale, complimenti. Dalla cisterna sei passato attraverso la presa d'acqua e sei fuggito. Ma la mia domanda è: quello che non capisco è come, per le chiappe di Zeus, come hai fatto a uscire dalla cella? Lo chiedo solo perché in questa determinata circostanza potrebbe rivelarsi un'informazione molto utile, magari. Questa è una veramente... questa è una proposta anche per Ulisse, sì, una cosa di Piero Angela, va benissimo. Io faccio sempre le giraffe la mattina alle 7 si svegliano nella sabana. io dico il passero del Mozambico, esatto, perché è la stessa cosa. Allora, state mandando i vostri WhatsApp al 328-79-48796, che è l'unica maniera in cui potete partecipare. Vi devo dire che ci state provando in tutte quante le maniere, ma solo uno di voi vincerà il contest. Quindi mi raccomando, scrivete, non vi demoralizzate, ne stanno arrivando tanti. Qua si muove tutto il WhatsApp, però andate avanti perché ci piace che ci sia competizione. Vi ricordo che vincerete un autografo di Pasquale fatto sulla sua foto. Allora, ma come è nata? Come è nata la passione? Cioè, come hai fatto ad avvicinarti al mondo della recitazione? Cosenza, hai detto, situazione difficile, complicata, non è certo la città, la prima città nella quale uno può fare l'attore, diciamo, è un po' complicata, a parte le filodrammatiche, insomma. E tu a un certo punto hai deciso di fare questo mestiere. Come è stato il percorso? Allora, il percorso è stato semplicissimo, perché quando poi vai a riguardare la tua vita, la tua carriera, no? Ripensi a delle cose e dici, fai un'analisi, fai un esame, no? E dici, allora io a quest'età sono andato a teatro, a quest'età ho fatto queste cose. Però tutto questo avviene senza che te ne renda conto, no? Solo dopo, no? Quando ne parli, puoi analizzare, certo. Esatto, la cosa è stata semplicissima. Io non mi occupavo assolutamente di niente che riguardasse la recitazione. L'unica cosa era che da bambino alle elementari, siccome ero abbastanza intonato, il mio maestro mi faceva cantare di fronte alle ragazze del tirocinio delle scuole magistrali, no? Che dovevano fare le insegnanti alle elementari. Quindi venivano queste ragazze di 18 anni in visita nella classe, il mio maestro mi esibiva come cantante. Dopodiché a 16 anni ebbi la perdita di mio padre e a 16 anni e mezzo mi arrivò il primo invito per andare a teatro da un gruppo che si chiamava Teatro Scuola di Cosenza. Io non ero mai stato al Teatro Rendano, che fra le altre cose è bellissimo, è uno dei teatri di tradizione italiano, fatto coi palchetti, è fatto a immagine e somiglianza del San Carlo di Napoli, insomma, bellissimo, è bellissimo. Porca miseria. Bellissimo. Io per la prima volta andai a vedere questo gruppo ed erano tutti ragazzi del liceo. E siccome all'epoca, insomma, c'era quella differenza un po' fra quelli del liceo classico, i figli di papà, un po' i figli dei professionisti della provincia, no? Del mondo provinciale, e quelli del liceo scientifico, istituti tecnici, geometra, ragioneria, che erano quelli un po' più popolari. Allora quasi tutti erano del liceo classico. E allora a me mi è partita una tigna. Bella però! Mi è partita una tigna, dicevo, ma se l'hanno fatto loro, ma perché non lo posso fare? E da lì non so che cosa sia successo, non te lo so dire, anche analizzandola a 60 anni. So soltanto che ho incontrato un amico al liceo e gli ho detto: ti ho visto l'altra sera in teatro, che cos'è questo gruppo? Questo gruppo si chiama così, così, così e si riunisce il giorno tot alle ore tot. Vieni. Io sono andato il giorno tot alle ore tot, timidissimo,
diventavo rosso, un ragazzo molto timido, avevo un Loden verde, mi ricordo, e il regista, che era un regista romano, mi disse: tu che fai lì sulla soglia? Mentre tutti invece facevano improvvisazioni, tutti buttati per terra, no? Insomma, un po' anni 70. E dice: che cosa fai? No, ma veramente sono venuto per vedere. No, qui non si vede, si fa. Quindi mi sono levato. Ecco, da questo levarsi il Loden sono passati 3 mesi ed ero il primo attore della compagnia. Bello. Questo. E da lì in poi è tutto. Quindi il concorso all'Accademia si può fare. Si può fare, si può fare. Io sono l'espressione del sogno americano, cioè del sogno italiano. You can do it. Esatto, io fare. Sono proprio l'espressione, cioè da Cosenza, però devi schiantato, avere, però diciamo senza devi avere nessuna qualcosa, copertura di nessun genere. Devi avere qualcosa dentro, però. Sì, assolutamente. Non può essere una cosa meccanica, non assolutamente, può essere una cosa... Assolutamente, assolutamente. Poi dopo, alla Silvio D'Amico, ho sviluppato le tecniche, ho imparato, ho studiato, ho messo in pratica delle cose, ma l'istinto e il talento è naturale a 16 anni. Quindi se a un ragazzo di 16 anni, che adesso tanti mi scrivono e scriveranno anche a te, immagino incontrerai anche tu nei corsi eccetera eccetera, no? Che vogliono avvicinarsi a questo mestiere, e sentitamente, oltre al discorso dell'attore che tu sai meglio di me, ma anche al doppiaggio saltando le tappe, cioè arrivando direttamente al doppiaggio senza passare... E non essendo bambini, che sappiamo che i bambini fanno, io sono uno di quelli che non ha mai fatto pochissimo teatro con mio fratello, ma poi bruciato le tappe, sono andato direttamente a fare il doppiaggio. Che consiglio daresti tu a un sedicenne, a un quattordicenne, a un diciottenne che vuole avvicinarsi? Che è quello che do a tutti i miei allievi. Cioè, ci vuole tempo, passione e ci vuole... quel famoso scatto, il salto di qualità, cioè nel senso, se uno vuol fare questo mestiere si deve occupare 24 ore al giorno di questo mestiere, vuol dire la recitazione, quindi quando c'ho un attimo di tempo vado a teatro, quando c'ho un attimo di tempo vado al cinema, quando c'ho un attimo di tempo mi vedo delle serie, le vedo in originale, le vedo doppiate, quando c'è un attimo di tempo sento la radio, sto su internet, guardo, vado a vedere le locandine, conosco i nomi delle persone. Cioè non è possibile, sempre quel discorso della velocità, no? Adesso abbiamo tutto velocizzato, quindi anche l'apprendistato dovrebbe essere velocizzato, ma non è così, l'apprendistato non può essere velocizzato, perché questo è un artigianato sulla parola, e quindi comunque ci vogliono turni di esperienza per arrivare a un certo traguardo, e poi ci vuole quel salto di qualità. Io adesso non voglio fare San Francesco, però se sono arrivato qua e faccio delle cose è perché c'ho una mentalità diversa. Per esempio, ci capita a tutti, no, di intrupparsi con le parole, il giorno che piove, l'umidità, alcune parole ostiche. C'hai i cazzi tuoi. Anche parole ostiche, perché l'italiano è ostico, parliamoci chiaro, cioè, no? Ci sono quelle giornate lì in cui non imbrocchi una frase. Io esco dal turno, mi metto in motorino e vado all'altro turno e tutto il percorso che faccio mi ripeto quella frase. Quella che ti ha dato difficoltà. A 60 anni. Quindi non si smette mai. No, se no non arrivi a certi livelli. Dice: ma Totti, ha capito? Ma Totti ha cominciato a giocare a 5 anni. Cioè, se vuoi essere un fuoriclasse, devi innanzitutto cominciare da piccolo e poi non lasciare mai la presa. Perché comunque le cose vanno avanti, anche la recitazione va avanti, quindi delle cose che ti sembravano delle intonazioni giuste, poi senti fatte da altri colleghi e impari. Impari che quelle non sono quelle giuste perché non ti piacciono più, oppure ti fortifichi sempre di più nel tuo modo di pensare, dice: no, ok, quelle non mi piacciono e quindi non le farò mai, no? Certo. Però devi stare sempre alleprato, come dico a tutti i ragazzi. Alleprato, mi piace da morire. Ma poi da noi ci sono 3 livelli, no? Sono fatti da 16 lezioni, 16 lezioni e 54 lezioni. Alla fine dovresti fare un centinaio di turni, no? Ma se tu fai una lezione a settimana di 3 ore il sabato e tu dal sabato all'1:30 che finisci fino al sabato dopo alle 9:30 che ricominci non fai nulla, è come andare in palestra. Certo. Uguale, mi sono iscritto a palestra. Fai una lezione. Esatto, il tuo essere doppiatore o attore, perché io
incido sempre su sta cosa, siamo attori, poi diamo doppiatori. È una specializzazione. Però, è una specializzazione. Il tuo essere attore comincia dall'una e mezza di sabato e dura fino alle 9:30 del sabato dopo. Tutti senza vergogna, giorni, senza vergogna. Assolutamente, tutti i giorni, perché devi recuperare un gap di anni. Certo. No? Se tu non hai la passione, ma hai, per esempio, solamente l'idea di risolvere il problema della disoccupazione giovanile. Ecco, ragazzi, siamo fuori strada. Qui no, col doppiaggio non lo non si è il campo giusto. Non è il campo giusto. No, perché se sei bravo, sei un talento, uno su mille ce la fa, allora al secondo mese già sei un grande doppiatore. Ma se no devi fare una trafila di anni, miseria, e quindi non lo risolvi subito il problema della disoccupazione. Non c'è velocità in questo. Ed è un buon consiglio, secondo me. Ascoltiamolo. O quantomeno fare una fiction, perché sei bello di faccia, oppure interessante di faccia, e sei molto espressivo ed è capace che ti pigliano dalla strada il secondo giorno. Sì, però poi, quello va bene. Però poi, anche se fai la fiction perché sei bello, non sarai bello sempre. Perché a un certo punto magari invecchi. Allora, se tu vuoi comunque continuare, perché quella volta servi al bello, esatto, ma magari la volta dopo serve il bravo. Esatto. Capito? Ti devi mettere al passo. Devi studiare, devi, esatto, riuscire a portare avanti la tua carriera, capendo sempre che, certo, ogni cosa che fai non è mai un traguardo, è sempre un punto d'inizio. Bravissimo. E poi una cosa che dico soprattutto ai giovani, no? È un mestiere che ti scava anche dentro, cioè, quindi comunque non è un mestiere semplice, anche psicologicamente ed eticamente ti scava dentro delle cose. Io alle 9 di mattina devo interpretare, come te, logicamente, un malato di AIDS che fa l'ultima telefonata a sua madre, e alle 9 di mattina, con ancora il rivoletto del cappuccino e la sigaretta che ti sei fumato, dove vai ad attingere? Io spesso e volentieri ti confesso che ho attinto ai lutti della mia vita. Certo. Pensando a mia madre, per esempio, mi escono le lacrime in 2 secondi. Cioè mi emoziono in 2 secondi, capito? Quindi andare a pescare tutti i giorni in queste cose, poi alla fine... Cioè, io adesso lo dico a mia moglie, che sei in ascolto, no? Che delle volte si lamenta perché io arrivo a casa e per mezz'ora almeno non parlo, perché sì, no, ma è, ho parlato per 9 ore. È necessario anche, esatto, il silenzio, è importante. E lei mi dice, ma che c'è? Che è successo? Ma stai da... sei tutto rinchiuso? No, tesoro, sono 20 anni che te lo dico, è proprio il lavoro, sono stanco. È un inconveniente del mestiere e non c'è niente da fare. Ti amo, tesoro. Vabbè, senti un po', ma ti capita di fare una scena... tosta, una scena importante, una scena carica di emozione, nella quale lui magari negli occhi c'ha un mondo, eccetera eccetera, tu lo devi ricreare, una scena che ti chiede tanto, e poi subito dopo che cosa fai? Chiedi pausa o riesci a staccare e andare avanti tu? Cioè, hai bisogno di fermarti quei 5 minuti dopo una cosa importante? Mi è successo due volte, uno in un film di Nicolas Cage che adesso... Segnali dal futuro, in cui alla fine c'è il suo figlio, un bambino che viene rapito dagli alieni e va via su una navicella, e lui rimane da solo e piange la partenza di questo figlio. Mi sono messo a piangere veramente, cosa che io non faccio quasi mai, nel senso, proprio le vere lacrime no, cioè c'ho una tecnica per fare il commosso. Però lì mi sono messo a piangere e ho chiesto 3 minuti in bagno per riprendere. È necessario proprio un attimo isolarsi. Sì. Invece il secondo film, che vi consiglio, se non l'avete visto, di non perderlo per niente al mondo, si chiama Beyond, ed è un film danese, svedese, finlandese, dove io e Angela Baggi abbiamo recitato con l'accento nordico, e poi in alcuni momenti in finlandese originale, perché facevamo delle litigate, perché io ero un alcolizzato e lei era mia moglie, e quindi avevamo una coach finlandese che ci diceva le cose e noi facevamo queste litigate in finlandese. Ecco, lì è stato un momento, anche un altro momento in cui mi sono dovuto riprendere, perché questo era un tipo troppo aggressivo forte, sì, e alcolizzato perso,
aggressivo e in finlandese. Lì mi sono lasciato trasportare. Un casino, sì. Bordello. Ho avuto bisogno di un quarto d'ora. Però poi è così, succede. Cioè, a un certo punto ci sono dei momenti in cui uno dice stop. Ma il turno deve andare avanti. Lo so, ma non vado avanti io. C'ho bisogno io di un attimo. Qua tanti sono i commenti e i complimenti. C'è uno che mi piace, di Fre1786, che dice: grazie Pasquale di averci fatto vivere il grande sogno di Nicolas Cage. Questo è bellissimo, secondo me. È veramente bello. Sì. E poi ti ricorda in una fiction con Gianni Morandi? Eri tu che interpretavi il rapitore che veniva ucciso? Come no? Adesso ci arriviamo. Ci arriviamo. Adesso ci arriviamo, piano piano. Ci arriviamo, ci arriviamo. 22:38, sempre su Radio Cigliano, sempre in diretta con Pasquale Anselmo a Dopo Cena Con. Vi ricordo che la settimana prossima andiamo in onda di mercoledì, vi ricordo di condividere questo video, andate, scendete su questo video su YouTube e condividetelo sulla vostra pagina di Facebook, fate tante condivisioni, voglio vedere tante condivisioni oggi di questo video, perché più siamo e più ci divertiamo. Il numero di telefono per essere con noi è 328-7948-796 e al 328-7948-796 ci ha mandato il suo solito controselfie Alessandro, che si sovrappone a noi come se fosse un vetro. Ma che guarda, che bello, è una bella composizione, ci guarda dalla regia, è come se, bravo, perché è un po' come noi abbiamo questa immagine, no, del sì, vetro, sì, che sì, ci sì, separa sì, un po' dall'acquario. Dall'acquario. Ma Alessandro non è con noi soltanto perché ha mandato questo controselfie, ma Alessandro è il vincitore del contest della clip del doppiaggio di oggi, perché tra tutti voi che avete scritto al 328-7948-796 è stato quello che per primo ha indovinato che questa clip era tratta da un bellissimo film che mai detto era il primo che tu il hai primo fatto di Nicolas Cage. Di Nicolas Cage, che era The Rock. The Rock. E allora, grande Alessandro, bravo di aver indovinato. Io adesso do immediatamente a Pasquale, ti faccio anche vedere come si fa. Sì. Devi sceglierti un colore con la penna, basta che lo tocchi, sì, e poi puoi firmare la dedica per Alessandro. Io scelgo il rosso. Aspetta che ti mando anche in onda, perché questa volta ci siamo riusciti, quindi posso mandare in onda la firma. E nel frattempo, mentre Pasquale firma la clip per Alessandro che ha vinto il contest, io non sono pronto assolutamente, ma lo sarò in pochissimi click, vi faccio ascoltare. E ascoltate come inizia la clip, perché è veramente qualcosa di divertente. Questa è la clip di Pasquale Anselmo tratta da The Rock, perché, come dico sempre io, se non lo sento non ci credo. Ti sbudellerei con gusto bello, ti sbudellerei con gusto bello. Perché non hai rivelato dov'era il microfilm? Forse sarebbe stata la soluzione ideale. Una volta riavuto il microfilm mi avrebbero fatto suicidare, bella soluzione. E invece sei finito qui, il che mi porta a un'altra domanda. Quando sei evaso, vediamo se riesco ad andare per ordine. Sei sceso lungo lo scivolo dell'inceneritore, un salto sul carrello, via per le gallerie fino alla macchina a vapore. Geniale, complimenti. Dalla cisterna sei passato attraverso la presa d'acqua e sei fuggito. Ma la mia domanda è, quello che non capisco è come, per le chiappe di Zeus, come hai fatto a uscire dalla cella? Lo chiedo solo perché in questa determinata circostanza potrebbe rivelarsi un'informazione molto utile, magari! Segreto professionale, figlioli. È un genio. È un genio, è veramente un genio. Bravo Pasquale, questa è la clip tratta da The Rock. Questa è la tua prima fatica su Nicolas Cage. La prima fatica, e voglio... Abbiamo percorso i nomi anche di gente che non c'è più. Sì. Questa è l'occasione per ricordare Sergio Rossi, che doppiava Sean Connery. Sean Connery. È una mancanza nella nostra vita professionale enorme. Grandissimo. Mi ha veramente dato tantissimo, perché abbiamo doppiato insieme, quindi non era colonna separata. All'epoca la abbiamo colonna separata insieme. Non si faceva mai. Era proprio eccezionale, dovevi stare in teatro, chissà che doveva succedere per farti fare la colonna separata. All'epoca non si faceva. Ecco, tu, scusami, ti rubo una cosa al volo, così per i ragazzi che volevano sapere le cose, se conoscevo Nicolas Cage bene, cioè, ecco, per esempio questa clip, no, per le chiappe di Zeus, lui ha una sua caratteristica che in un monologo di almeno 5-6 righe ci deve mettere sempre una cosa urlata in mezzo. E poi un'altra sua caratteristica, che in qualsiasi personaggio in cui lui si cimenta, c'è sempre un pezzo che viene diviso in tre parti, sempre. Ti ho detto
di stare zitto, oppure ci vediamo domani. È proprio una sua caratteristica di recitazione. In 56 film c'è sempre stato l'uno e l'altro. Senti un po', allora, in roba da doppiatori, che è il sito partner che ci sta seguendo, e abbiamo detto andate lì perché ci sta tanto, per chi ama il doppiaggio è un altro di quei siti, di quelle pagine Facebook, scusatemi, che è il caso di andare e mettere un like. Roba da doppiatori ha proposto una nuova, ha lanciato una nuova idea che a me è piaciuta molto. Ha fatto un collage di tre foto di tre attori che hai doppiato in Il Grande Lebowski, Better Call Saul e Hunger Games, Il Canto della Rivolta. Li vediamo adesso. E sono John Turturro, porca miseria, Bob Odenkirk e Philip Seymour Hoffman. Allora, loro mi suggeriscono di chiederti delle cose. Adesso le vado anche a ritrovare perché poi io mi perdo assolutamente su tutte le cose. Volevano chiederti loro chi fra i tre hai trovato più difficile o divertente e cosa ti ricordi di questi tre personaggi in questione. Allora, di questi tre personaggi legati a questi tre film, logicamente. A questi tre film, a queste tre occasioni. Perché invece i due a fianco, diciamo, i due sulla destra e sulla sinistra, sia Turturro che Hoffman, l'ho doppiati un po' di volte, mentre Bob Odenkirk, che l'ho doppiato solamente in questa serie, ormai da quattro stagioni, per la quale ho vinto pure un premio, insomma, come doppiatore di serie. Allora, sicuramente il più divertente è Jesus del Grande Lebowski, perché con l'accento spagnolo. Che film, voi, mamma mia. Un film strepitoso, veramente strepitoso, a distanza di anni è ancora incredibile. E quindi sicuramente il più divertente, perché poi con l'accento spagnolo mi sono divertito veramente proprio tanto. Il Plutarch di Hunger Games, diciamo che era l'ultimo. Io ne ho fatti due di Hunger Game. L'ultimo Hunger Game, diciamo che era anche l'ultimo film che ha fatto, sì. E quindi c'era una tristezza, lo spiavo negli occhi, lo guardavo, insomma, sentivo anche il suo respiro affannoso. Insomma, sono entrato nel suo dramma. Sono entrato nel suo dramma, sinceramente. E quindi l'ho doppiato anche con molta difficoltà, perché affannava molto, insomma, aveva problemi anche di respirazione, di emissione sonora, quindi sai, quando poi ti trovi di fronte al leggio tendi sempre a dare il meglio di te, quindi fare un affannato e uno che parla male è sempre un po' difficile. Certo. E quindi, diciamo, è stato abbastanza difficile. Per quanto riguarda Better Call Saul, Bob Odenkirk, questo mestiere, come tu ben sai, è legato al caso, non solo al talento, perché, come dice il mio grande amico Rocco Papaleo in una famosa canzone, ci vuole culo. E ce ne vuole pure tanto. Ce ne vuole tanto. Diciamo il 90% ci vuole culo. Allora, avendo avuto culo su questo personaggio, mi piace ricordare perché ci ho avuto questo culo, che per me purtroppo è stata fortuna, ma per quest'altro collega non lo è stata. Perché questo personaggio lo doppiava il nostro amico Gaetano Varcasia, che ci ha lasciato prematuramente. Quindi io ero candidato all'epoca di Breaking Bad per fare questo personaggio, perché questo è uno spin-off di Breaking Bad, ma all'epoca lo fece Gaetano. Poi Gaetano non c'è più e sono subentrato io, e mi ha dato delle soddisfazioni incredibili, un personaggio incredibile. Vi consiglio a tutti di vedere questa serie su Netflix se non l'avete già vista, perché è veramente bella, e per un attore è il massimo, perché lui recita dal primo all'ultimo minuto. E questo è bello, perché a volte ci capitano anche delle tinche che sono difficili da andargli dietro, mentre invece in questo caso devi solo andargli dietro. Solo andare dietro a lui ed entrare nel suo mood, nel suo mondo. Sì, nel suo mondo. Bellissimo. Grazie a Roba da Doppiatori che ci ha messo, Pasquale davanti a questa bella descrizione che ha fatto. 22:47, sempre in diretta su Radio Cigliano, sempre a dopo cena con quinto pezzo che portiamo musicale. Qual è? E allora si chiama il numero 6.
Il numero 6. Allora, qui mi hai sorpreso. Sì. Io qua, quando l'ho letto, l'ho riletto tre volte. L'ho riletto tre volte e ho detto, ma possibile? Ma possibile? Per carità, un pezzo orecchiabile e carino, ma qua ci deve essere qualcosa dietro. E qui ritorniamo, alla fiction di Morandi, perché io nel 1987, nello stesso anno, a 30 anni quasi, debutto al cinema e in televisione nello stesso anno, cosa che non mi è mai più successa, perché un film, quello del cinema, Laggiù nella giungla, erano 2 mesi, quindi qualcosa come 58 pose, e l'altro invece, Diventerò padre con Gianni Morandi, erano 4 puntate ed erano qualcosa come 80 pose. No, vabbè, una cosa, una stagione, esatto, un anno intero. Esatto, e come ogni cosa è legato a un pezzo musicale, perché sono legati degli amici e sono legati dei compagni di lavoro. Prima abbiamo sentito Caterina, perché stavamo in macchina, ognuno di noi aveva un brano. Non sei curioso di sapere qual era il brano di Pannofino? Qual era il brano di Pannofino? Sono curioso, sì. Era quello di, fatto con Giovanna Marini, si chiamava Figlio con quali occhi, mi pare. E quale pena dentro il cuore, adesso te ne vai e sta arrivando. Non ci posso credere. Perché Titanic era tutto un viaggio, sì, di noi emigrati, no? Se vuoi, fra parentesi, io e Pannofino, lui dalla Puglia, io dalla Calabria, quindi era il nostro, la nostra cassetta. Mentre invece Luca Dal Fabbro c'aveva I muscoli del capitano, perché c'era questa tempra un po' così. E quindi aneddoti di viaggio, esatto, di compagni, allora, di viaggio di Diventerò padre, 4 puntate, siamo stati 2 mesi e mezzo a Riccione, solo che siamo andati il 31 agosto, quindi per i primi 15 giorni fino al 15 settembre c'era ancora gente, dopodiché, come tu sai, sulla riviera romagnola chiudono, murano tutto, vanno alle Seychelles e siamo rimasti solo noi. E noi, tutta la troupe, tutti quanti, tranne Gianni, perché Morandi, perché appena usciva di casa lo afferravano in 500.000, quindi lui non usciva mai. Andavamo quasi tutti i sabato, insomma i venerdì sera e sabato, andavamo a ballare. Quindi Riviera Romagnola, discoteche a palla, Baia Imperiale, Cocorico, ho fatto la vita della, come dire, del rivierasco dell'Adriatico. Del rivierasco romagnolo. E questa canzone ha cementato innanzitutto un'amicizia con Fabio Camilli, che è un attore dello sceneggiato, mio amico ormai dall'87, e questa era la canzone che sentivamo all'epoca sempre in discoteca di Rick Astley. E allora ce l'ascoltiamo, questo è un pezzo del 1987, una grande hit, e devo dire che quando lo metti in discoteca, ancora adesso, la gente si fa la sua porca figura, è porca miseria, e va a ballare. Never Gonna Give You Up, c'è Rick Astley in diretta, il quinto pezzo che porto oggi per voi, Pasquale Anselmo. Vabbè, questo è pezzo più mio che tuo, nel senso che infatti quando l'ho visto, sì, detto, esatto, deve esserci un aneddoto dietro, sì, deve esserci, sì, qualche cosa, assolutamente. E poi di questo sceneggiato, di questa fiction, no? Diventerò padre, c'era anche, per ragioni di coproduzione, un'attrice tedesca, Sissi Öfferer. A distanza di anni, come gira tutto, mi chiamano in cooperativa cortese per fare una serie tedesca e io doppiavo uno dei protagonisti, era una squadra di polizia e la capa di questa squadra era Sissi. Era lei, l'hai rincontrata. Incredibile. Senti, c'è Maurizio di Cosenza che dice, sei della mia stessa città, ti voglio salutare. Non c'è la foto, però ci sta ascoltando dalla macchina, anche perché non ci ascoltare da sbatte, mi raccomando, non fare il controselfie. Buonasera maestri, da Emanuele in live con voi da Castellania, ci sta seguendo da Castellania e ce lo dimostra Emanuele con il controselfie circostanziato, anzi guarda, lo posso anche, scusate, si vede un po' così, però ecco, lo posso anche allargare, c'è pure Pasquale. Mazza, Emanuele, sono 2 ectoplasmi. Vero, queste sono un po', ci vorrebbe un po' di Photoshop per noi. Andiamo avanti ancora con qualche controselfie, perché altrimenti veramente
questo ha fatto, ma l'ha eliminato. Ciao ragazzi, vi seguo dal mio Mac. Pasquale, tu doppi Clark Gregg nei film Marvel, ti piace come attore e ti piacciono i film Marvel, e lo doppierai nel film Capitan Marvel del 2019? Oh. Quante domande, questo non lo potremo sapere mai noi, sappiatelo ragazzi. No, alcuni di noi lo sanno perché si informano, io mai, cioè, per cui non lo so. Ti aspetti la telefonata? Sì, io sempre la telefonata. È quella. Ma anche per Nicolas Cage, io non so assolutamente, stamattina mi hanno chiamato, non so assolutamente di cosa si tratta, proprio niente. Quindi non lo sappiamo, ma ti piace doppiarlo? Sì. No, devo dire che mi ha portato anche fortuna. Ho fatto tante serie di Agent of S.H.I.E.L.D. che non è S.H.I.E.L.D. Si chiama Agent of S.H.I.E.L.D. So se doppierò nel 2019, spero di sì, se mi chiamano bene. Qui c'è Renato con il suo barbone imponente che ci sta seguendo, e anche lui fa ok, grandi ragazzi, ci piacete veramente tantissimo. C'ho tempo? C'ho 15 secondi, no, non ho tempo per mandarne un altro. Sento Pasquale Anselmo e lo associo a Agents of S.H.I.E.L.D., appassionata della Marvel, ed è Stefania che ci scrive questo. Torniamo in diretta anche in radio. Non ci si deve mai arrendere, dice Rick Astley, ma è vero? Sì, assolutamente. È vero, è mai fondamentale. Arrenderci. Sempre. Mai arrenderci. E poi uno può avere i momenti di down, i momenti... O comunque una resa con dignità, bandiera bianca, mani alzate. Mani alzate. Non nascosto, assolutamente. Stiamo scoprendo Pasquale anche in musica, attraverso le canzoni che ci fanno, che lo connotano, diciamo, che fanno parte della sua vita. Ci sta spiegando anche dove, su Radio Cigliano a Dopo Cena Con, alle 22:54. Ma quando Pasquale Anselmo stacca, non c'è Nicolas Cage, non c'è teatro, non c'è doppiaggio, un momento in cui puoi prenderti un momento tuo. Qual è la passione di Pasquale Anselmo? Extra. Allora, la passione extra di solito è rischi sempre di fare San Francesco nelle interviste, no, sembra strano, insomma mi piace leggere e mi piace navigare su internet studiando, mi spiego. Parto da un pezzo di musica classica, metti, no? Mi piace molto Beethoven. Poi mi accorgo che è citato in un titolo, che ne so, un musicista esperto e bravo in Beethoven. Allora vado su quel sito di quel musicista. Poi da quello vado al periodo in cui ha scritto questa cosa per vedere che cosa c'era nell'arte. Insomma, un po' di queste cose qua. Insomma, quindi, passo il tempo un su un po' il re questo. Di Wikipedia. No, ma soprattutto il re di... alla ricerca della bellezza, nel senso che magari delle volte mi capita, che ne so, un museo di San Pietroburgo, vado a vedere una cosa, oppure vado a leggere un articolo, cioè leggo poche fake news, non sto sui social, insomma mi occupo di questo, insomma. E poi il calcio, la pallacanestro soprattutto, che è un sport che mi piacciono da morire, il motociclismo, insomma le cose normali che hanno tutti. Tanti chiedono come fare per mettersi in contatto con te, nel senso se tu sei un uomo social o antisocial. No, io non sono antisocial, io sono anti mancanza di rispetto, cioè io porto, cioè, i capelli bianchi, ho 60 anni e il fatto di portarmeli bene o di vestire con i jeans e la maglietta non autorizza nessuno a mancarmi di rispetto. Io sono stato sui social per 3 anni, non facevano altro che chiedermi turni di doppiaggio, gente che non ha mai fatto doppiaggio, gente che mi chiamava dal nord, dal sud. Un DJ di Genova voleva che io gli registrassi la presentazione al suo spettacolo. Io ho detto ma anche no, e lui mi ha risposto ma guarda che ti pago, E io questo non l'ho digerito, cioè uno che si permette di dire a me guarda che ti pago non se lo può permettere. Come se il social fosse bussi e sì, esatto. Capito? No. Ma come te permetti? A casa mia non ti faccio entrare, esatto. E poi vediamo chi se si propone con educazione, con civiltà, con rispetto e si propone, per me non c'è nessun tipo di problema, mi può contattare quando vuole. Solo per passare il tempo, sinceramente no, passo il tempo con altre persone e con chi mi pare a me. Ci chiedono se leggiamo i commenti da YouTube, sto solo leggendo i commenti su YouTube, però sono scritti su YouTube, mentre su Facebook sono scritti belli grossi. Questi sono un po' piccolini e quindi sono un po' complicati da leggerli. Allora, ma tanti complimenti, The Rock l'hanno anche detto, la serie, quella che dicevi prima, è Squadra Speciale Colonia.
quella sì, che esatto, la, la, la tua amica che hai incontrato. Soko Colna si chiama in originale. Ascoltate bene quello che sta dicendo Pasquale sui social, dice Giuseppe, che salutiamo da Napoli, perché veramente è vero, purtroppo ci sono delle volte in cui anche uno cerca di essere educato, cerca di essere carino, risponde con carineria e poi vieni insultato sui social. Poi io, venendo dalla mia estrazione normalissima e popolare, all'inizio io ho dato l'amicizia a tutti, perché certo, io dico, beh, perché non gliela devo dare? Non ho niente da nascondere, non rubo, non faccio cose strane, perché non gliela do? E invece ho scoperto che non bisogna darla a tutti, perché c'è gente che passa il tempo solamente a fare queste cose. Non è possibile. I haters, gli odiatori, quelli che odiano. Ma no, a me, ma anzi, mi hanno sempre riempito di complimenti, per carità, questo no. Assolutamente no, non mi hanno mai contestato, mai. Ma mi hanno chiesto. Proprio maleducati. Mi hanno chiesto. Cioè, non è possibile. E adesso c'è anche Maurizio che sta ascoltando, e lo dico a lui e a tutta la mia città. I primi che mi hanno chiesto sono quelli della mia città. Mi hanno chiesto di tutto. Mi fai la segreteria, mi fai gli auguri del compleanno. No, devo alzare la saracinesca la mattina, mi fai una cosa che mentre alzo la saracinesca. Ma dai, già non basta. Anche perché poi per noi è lavoro questo, quindi una volta che stiamo a casa vorremmo anche magari fare anche due chiacchiere con uno sconosciuto che apprezza il nostro lavoro e che dice delle cose costruttive, però se poi le cose sono distruttive tanto vale lasciare perdere. Vai a cena la sera con degli amici, c'è un avvocato, scusa, ci fai una ringa? A ringa, sì. Tu al ristorante. Al ristorante a ringa. Cioè, ci fai una ringa? Non è possibile, un, che ne so, un ingegnere, ci fai i calcoli di un ponte? Non è possibile. Non si fa, a volte succede veramente. Allora, c'è Franca che da Torino ci manda il tramonto dalla sua città, Barolo, se non mi ricordo male, in provincia di Torino. Bello. Però mi sbaglio sempre, Franca, me lo dico, me l'avrei detto 100 volte. Un nome che è una garanzia. Un nome che è una garanzia. E poi stavo vedendo un altro WhatsApp che dice omaggio a Pasquale. Beh, ce ne sono tanti, veramente. Questo è un altro omaggio a me. Librasse Dop, che ci manda delle fotografie con tanti. Earl, cioè My Name is Earl. My Name is Earl, quella è un'altra bella serie. Fusco, porca miseria. Calvin. Murray Goldberg, questa è una serie molto carina. Questa è una serie carina, questa è una serie. Questa è la serie più gridata che ho fatto nella mia vita. Sgolato sempre? Sì, perché lui chiama i figli così. Ehi, venite! Tutte... uscito dal turno, eri sì, completamente afono. Sempre così. Completamente afono. Fatemi vedere ancora qualche WhatsApp, perché altrimenti non ve li metto. Allora, Ignazio, che prima ti ha mandato questa bella composizione che vediamo qua, e dopo tanto tempo che non si faceva vedere, si fa vedere, ha vinto la sua timidezza e noi siamo contenti di mandarlo in onda. Come perché no, è cioè, bello questo, grande bellissimo. Ignazio, sempre presente, sempre a seguire Radio Cigliano, veramente siete tanti. Vi ricordo 328-79-48-796, serata con un doppiatore della mia terra che mi rende orgoglioso. Cosa ti manca? È la domanda che fa Mario. Cosa ti manca di più di Cosenza e della Calabria in generale? Innanzitutto la mia lingua, i miei profumi, il mio cibo, la mia aria. Tu ci torni? Abbastanza spesso, ultimamente un po' meno, ma abbastanza spesso, sì. Sì. Perché i miei genitori risiedono là, al cimitero, ma certo, risiedono là, quindi ogni tanto li vado a trovare. Mio fratello invece risiede là, mio fratello Felice che fa il medico con sua moglie Angela. E c'ho due nipoti, una Wanda che porta il nome di mia madre che sta in America e fa la ricercatrice, e un'altra invece si chiama Ada che sta a Roma ed è già avvocato e sta studiando per diventare magistrato, quindi sono molto orgoglioso di loro. Bene. E ho un figlio anche, Andrea, che lavora nel doppiaggio. Si unisce ora perché si era dimenticato del mercoledì, vi ho un po' sorpresi questa settimana col mercoledì, recupera la puntata domani, ma stava guardando La Casa di Carta, e questo è Tommaso che anche lui ci fa il controselfie inequivocabile. Ci bella sta. La Casa di Carta, non l'ho fatto io ma mi è piaciuto da morire. Guardato, te lo sì, sei guardato tutto? Bevuto, bevuto tutto. Bello, poi è una produzione spagnola e quindi per una volta usciamo dal cliché degli Stati Uniti, no? Sì, che è bello. E poi abbiamo fatto pure tu quest'altra produzione spagnola che io ho già visto e ti consiglio, di Amazon Prime Video, che si chiama Farigna.
Come no? Sulla certo, cocaina. Certo, certo. Negli anni 80 ed è bellissima. Me la devo vedere, bellissima. C'ho anche Amazon, quindi me lo posso vedere. Io l'ho vista tutta e te lo garantisco, è veramente bello. E allora ascoltate anche i consigli di Pasquale, perché sono di una persona che dice il cinema e soprattutto la televisione, o il cinema a casa, che è la stessa cosa, ne mastica veramente parecchio. 23:02 in diretta su Radio Cigliano, sempre a dopo cena con Pasquale Anselmo. Pasquale, sesto pezzo che porti all'attenzione dei nostri amici stasera, qual è? È il numero 4. Il numero 4. Qua andiamo su un classicone, diciamo, un classicone della musica, quella che a me piace chiamare musica leggera italiana, ancora. Adesso si dice pop, ma per me era musica leggera. Senti un po', prima di lanciare questo disco, la tua esperienza radiofonica, tutt'altro sì, rispetto a quella che stiamo facendo questa sera, era un'esperienza più manuale. Sì, più manuale, artigianale. Io facevo il fonico di me stesso, avevo due impianti, uno sulla destra e uno sulla sinistra. Noi lavoravamo già all'epoca 77-78 con le cassette invece che con i dischi, sì, che era un però, po' più semplice, però sì, c'era anche i vinile, cioè, c'erano anche i vinile, però avevamo le piastre con le cassette. Ogni tanto mi fermavo, c'era una cassetta di pubblicità che mettevo in un'altra cosa, missavo da solo e mi facevo tutti i cantautori. Cioè, quanto stavi in diretta? Quant'era? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. E com'è la radio come media? È bellissimo, è bellissima. Pensa che una notte, io facevo i cantautori di giorno, però il sabato notte c'era un mio amico di Cosenza, qualcuno più grande di questi ragazzi che hanno chiamato se lo ricorderà, e faceva il notturno di sabato e cominciava alle 9 e finiva a mezzanotte e mezza, l'una, no? Erano tempi senza telefonino, senza niente. E faceva musica americana, country, blues. Quella difficile da trovare anche. Esatto, all'epoca lui era appassionato, gli venivano i vinili dall'America, insomma, figurati con le spedizioni, eccetera. E mi ricordo che una sera noi c'eravamo a Cosenza, una caserma, dove c'era il servizio di leva, enorme, c'erano almeno 4-5 mila soldati. E un sabato sera io andavo con lui a fare la trasmissione, gli davo una mano come fonico e poi chiacchieravamo, lui metteva i pezzi e chiacchieravamo insieme. Una sera, un sabato sera a mezzanotte, ci chiamano dalla caserma, romani, proprio con accento smaccato romani: oh, regà, c'è stata a far morire, ma che sta musica state a mettere, siete incredibili, siamo qui, stiamo tutti svegli e stiamo a sentire, fatto con i gettoni dalla casa, dalla cabina. Questa è stata una delle cose più grandi che abbia mai. Sì, perché poi era il rapporto, bellissimo, era il rapporto col pubblico che era fatto in questa maniera all'epoca, bellissimo, con bellissimo, le telefonate, magari anche col microfono messo accanto al microfono del telefono, come no? Perché non c'erano apparecchiature, cioè, erano i tempi della segreteria telefonica in cui facevi i messaggi, ti divertivi a fare cose, e poi erano tempi in cui erano ancora radio private, cioè non c'erano i grandi network. Non c'era il flusso che c'è adesso. Sentire certo, la voce di una persona di Cosenza dentro la radio di Cosenza era già un avvenimento incredibile. Bellissimo, là c'era solo la Rai, praticamente. Solo la Rai. Solo la Rai, e poi iniziavano 5, 6. Iniziavano le private. E quella in particolare negli anni 70 fu la prima ad essere processata ed essere assolta. Radio perché trasmettevano pirata all'epoca. Erano si chiamavano Radio Pirata e poi pirata. Radio Privata. Radio private. E questo pezzo tu, secondo me, l'hai messo nelle tue rotazioni all'epoca, porca miseria. Sì, non solo parlando, l'ho messo, ma poi l'ho frequentato. L'hai anche frequentato. Perché l'hai portato stasera? L'ho portato perché innanzitutto ho un passato da gruppo musicale, da ragazzi in Calabria a Cosenza, e quindi questa era una delle canzoni che io cantavo, e io ero il cantante del gruppo. E poi perché Lucio Battisti ha segnato la nostra vita ed è il cantautore che ho frequentato di più in assoluto, e poi perché segna l'inizio di un'altra fase della mia vita. Dopo questo primo film e questo primo come dire, questa prima fiction, e dopo il debutto in teatro, si è creato un gruppo di giovani attori, adesso tutti quanti, insomma, tutti molto affermati, che si riuniva nella terrazza di Piazza del Popolo di Luca Dal Fabbro, e andavamo tutti là, e la sera si suonava, si cantava. Per esempio c'era Lino Pannofino che suonava la chitarra, il fratello di Francesco che cantava, Paolo Virzì
il regista che veniva col clarinetto, suonava anche il clarinetto. Jam Session. Jam Session, e si cantava. E questo era un pezzo che cantavamo spesso perché era stato rifatto sulla falsa riga di Lucio Battisti, era stato rifatto all'epoca negli anni, fine anni 80, insomma, e lo sentivamo spesso con piacere. E allora ascoltiamocelo, perché questa è un po' la virata dance di Lucio Battisti, no? È un attimo, la virata dance, questo era un B-side, era un lato B del più famoso Una donna per amico, tratto dall'LP, l'unico singolo che venne tratto dall'LP Una donna per amico. Sentite che meraviglia, perché è ancora di un'attualità pazzesca. Lucio Battisti, Nessun dolore, su Radio Cigliano. Tu mi sembri... vabbè, questo è uno dei pezzi. Bellissimo. Questo è un pezzo che quando io l'ho sentito, io l'ho sentito non al momento, cioè sicuramente l'ho sentito anche al momento, ma non ci avevo fatto caso. Quando l'ho risentito, forse 10 anni dopo, ho detto: non è, pensavo che fossero, sai, gli Audio 2, quelli che imitavano Battisti. Esatto. Ho detto: non è possibile che Mogol e Battisti hanno tirato fuori un pezzo così. Poi questo mixato in Inghilterra. Sì, questa è una cosa eccezionale. Questo bellissimo. È il penultimo album della collaborazione fra Mogol e Battisti, poi si sciolse. Però insomma, porca miseria, che pezzi che hanno tirato fuori, veramente straordinari questi due artisti che hanno fatto la musica di quel decennio, la musica degli anni 70. Senti un po', tu hai vissuto anche sicuramente il momento di rottura della musica, già Beatles eravamo già piccoli, però insomma le sperimentazioni degli anni 70 tu le hai vissute, le hai viste. Com'è stato quel momento di sperimentazione, musica ma anche teatro? È stato veramente un periodo in cui si facevano cose mai fatte prima. Sì, incredibile. Poi io, che può sembrare invece una sfortuna, uno dice: ma tu sei nato in Calabria al 58, capirai chissà com'erano gli anni 70. Invece ho avuto la fortuna di avere un governo, un'amministrazione comunale abbastanza illuminata, e all'epoca c'era un fermento incredibile, c'erano cineforum, c'erano gruppi teatrali, c'era addirittura un gruppo a Cosenza di poesia, di 5 poeti che facevano spettacolo la sera solamente con le loro poesie. Pensa quante robe. È venuto il Living Theater a Cosenza, è venuto Grotowski, insomma c'è stato un movimento incredibile. Ecco perché io poi sono diventato attore, perché il teatro scuola di Cosenza era una delle compagnie, poi ce n'erano altre, quindi c'era un fermento incredibile. Io ho visto dei film a Cosenza, ce l'avevo 16-17 anni, perché un'altra cosa che voglio dire anche ai giovani che cominciano, io a 16 anni avevo l'abbonamento a teatro, quindi anche venendo a scuola di doppiaggio io li interrogo sempre: tu perché sei qua? Qual è il tuo trascorso? Esatto, che e tutti quanti mi dicono: perché sono appassionato dei cartoni, perché sono appassionato delle voci, quando ero ragazzino le sentivo e mi piacevano. Non basta essere appassionati. Cioè io andavo a teatro tutte le domeniche, c'avevo un abbonamento che costava 12.000 lire. Che era una cifrona pazzesca. 12.000 lire per... no, scusami, 6.000 lire per 12 spettacoli, 500 lire a spettacolo in galleria. Io c'ho gli autografi di Gasman, io ho visto Nino tutti. Taranto, Aldo Fabrizi, Lauretta Masier, io ho visto il mondo. Anche, si ruba anche dalla balconata lassù. Mamma mia, ma poi io ho visto Carmelo Bene che veniva ogni anno, e ogni anno mezza platea si alzava e se ne andava, quindi io dalla galleria scendevo in platea e me lo vedevo sempre. Che figata. Sì, perché noi ci avevamo il circuito di sperimentazione, veniva Carmelo Bene, veniva anche Nino Taranto e Aldo Fabrizi, venivano tantissimo Ludovica e Modugno e Gigi Angelillo, ogni anno. Aspetta, veniva che ogni anno Angela Baggi. Nessun dolore, Lucio Battisti, siete in diretta su Radio Cigliano, questa è la radio. Se volete ascoltare i pezzi puliti, scaricatevi l'app per iOS e Android che trovate sui vostri gestori di app preferiti, mettetevela sul vostro telefonino, è gratuita, costa soltanto se non siete in wifi, altrimenti non costa niente, è gratuita come Radio Cigliano. Stiamo parlando con Pasquale Anselmo, che stava dicendone fuori onda quanto sia importante, sì, avere la bella voce forse, avere anche la passione e avere...
aver sentito da piccoli, da giovani, tanti bei doppiaggi, ma quanto sia importante anche proprio andare a teatro, anche vivere il mondo della recitazione da spettatore. E quando sei lì nel palchetto, anche in piccionaia, nell'ultimo posto all'indietro, ascoltare e rubare in senso buono. Stare in comunità, nel senso che anche con gli altri poi alla fine del primo tempo parli, ti scambi delle opinioni, tu che ne pensi, ma perché quello secondo te è entrato da destra o da sinistra? Questo a 17 anni. Certo. Poi senza sapere assolutamente nulla, perché poi tecnicamente... Però con una padronanza, sì, apposta, tecnicamente non sapevi nulla, però con voglia, una padronanza voglia, di... passione, voglia, non so come dire... Voglia. Questa però è una fortuna, perché metà del lavoro l'hai portata avanti con quello che avevi dentro, insomma, con quello che volevi tirar fuori, insomma. Sì, sì, no? Ma pensa, nel giro degli attori della mia generazione di Roma, che io conosco tutti, logicamente, tiro un po' di tempo fa ero famosissimo per ricordarmi i nomi di tutti. Mi chiamavano la locandina vivente, perché io andavo a teatro e mi leggevo la locandina. Non solo per i due protagonisti, ma per tutti gli altri che sarei stato anch'io. Certo. Nel senso, non essendo io Vittorio Gassman, ti vuoi fermare a leggere che ci so pure io in una locandina? Certo, quindi io certo. Mi fermavo, leggevo e dicevo, sì, quell'attore là l'ho conosciuto in quell'altra commedia. Ma ammazza, ma tu conosci proprio tutti. Ho capito, ma se non ci conosciamo fra di noi, non possiamo sperare che un giorno riconoscano noi, no? Che dici? Hai ragione. È la stessa cosa. Chiudersi nel proprio bozzolo non serve a niente. Assolutamente. Cioè, comunque è un mestiere pubblico ed è anche giusto avere queste conoscenze. Mi stanno dicendo se mi sono scordato della chat di YouTube. No, non mi sono dimenticato. Qualcuno mi dice che cosa succederà mercoledì prossimo, che ancora per un secondo mercoledì saremo in diretta al posto del giovedì, poi dall'8 di novembre, torneremo il giovedì in diretta, quindi mi raccomando, ricordatevi che mercoledì prossimo saremo in diretta di mercoledì invece che di giovedì. Tanti complimenti, ma tante domande che abbiamo ancora risposto, perché dicevano Better Call Saul, tante cose, due ruoli animati, Rico di Madagascar e Oscar Proud nella famiglia Proud. Ti ricordi? Sì, Oscar Proud nella famiglia Proud, me la ricordo benissimo, era un bellissimo cartone, molto replicato, molto educativo, faceva un padre di famiglia, mentre invece Rico è una cosa incredibile, perché era un personaggio che si esprimeva con versi, tipo Dario Fo, il Graham Law, no? Come no? E mi chiesero dopo un paio di film, perché delle volte parlava e delle volte no, quindi arrivava la comunicazione, dice sto film non parla, teniamo tutto originale, perché c'avevo. Ci fu la serie e c'erano tutti accavallati, mi chiamarono e mi dissero, senti, se non hai niente di meglio da fare, tanto è un turno a settimana, ti va di farlo lo stesso solo con i Gramelò? Beh, l'ho fatto, è una delle cose che mi ha divertito di più nella mia vita. Mi ha divertito come un pazzo, un Gramelò inventato da me, sentito anche e con la collaborazione di Massimiliano Alto, che era il direttore di doppiaggio. Quindi è una costruzione tua praticamente. Sì, ma fighissima. Poi lavorazione in quattro, Mannella, Gerolamo Alchieri, Mannella. Luigi Ferraro e io, quindi. Bene. Ti lascio immaginare. Insieme ogni volta, tutti e quattro alle giro. Grandissimo. Senti un po', domanda che faccio sempre, ma ti diverti di più a fare il protagonista o l'antagonista, il buono o il cattivo? Sicuramente il cattivo. Ti diverti di più? Sì, molto. L'antagonista in ogni caso, sempre comunque la spia, il vigliacco, il traditore, sempre. Beh, è più divertente, ci mettiamo di più, dai. Beh sì, perché magari nel mio penso di non esserlo, e quindi per me è una ricerca su cose che non ho mai. Perché poi per esempio Nicolas Cage, penso di non esserlo. Nicolas Cage per esempio fa entrambe le cose, fa sia il buono che il cattivo, gli capita di fare il cattivo ma anche il buono, quindi lo stesso attore che si cimenta su due ruoli completamente antitetici, completamente uno distaccato dall'altro, una volta è Romeo, una volta è Iago, quindi insomma. Esatto, quello mi piace di un attore, cambiare il più possibile. Io per esempio ho conosciuto Robert Powell, il famoso Gesù di Nazareth, e lui mi confessò che non avrebbe mai fatto nella sua vita, dopo aver fatto Gesù,
un nazista, un dittatore, una qualsiasi cosa di violento, di personaggio cattivo e negativo, non l'avrebbe più fatto nella sua non vita. Non voleva metterci la sua firma su una cosa di questo tipo. Giustamente, ci piace molto. Allora, mancano due pezzi, ma sono le 23:16, quindi adesso, signori, è il momento di concentrarci sul questionario di Proust, di cui Pasquale sa ben poco, ma adesso ve lo racconto. Allora, Proust, una sua amica adolescente, che cosa fece? Gli diede un questionario, erano veramente adolescenti, e gli disse: rispondi a queste domande trovate su una rivista inglese. Lui rispose, dopodiché questi fogli li mise via, li ritrovò dopo 20 anni e decise di non guardare le risposte date 20 anni prima e di rispondere nuovamente, e si rese conto che con l'esperienza maturata in 20 anni le risposte erano diverse, perché la vita cambia, la vita rende diversi. E allora abbiamo portato avanti il questionario di Proust volevo però cambiare basetta, ho detto questa stavolta ne faccio una diversa perché l'altra l'ho già usata. E allora botta e risposta, quindi senza argomentare sulle domande, questo, sì, signore e signori, è il questionario di Proust per Pasquale Anselmo. Sono preparato. Pasquale, il tratto principale del tuo carattere? Pignolo. Il tuo principale difetto? L'emotività. La qualità che vorresti avere? Super partes, essere al di sopra di tutto. La tua occupazione preferita? Sicuramente per quello che fa. Il lavoro. Cosa detesti più di tutto? Due? Una. La violenza. La qualità che apprezzi in un uomo maschio? La generosità. La qualità che apprezzi in una donna? La tolleranza. Cosa apprezzi di più nei tuoi amici? La loro esistenza, il fatto che esistano. Il paese dove vorresti vivere? Roma. Il tuo eroe nella vita reale? Nella vita reale? Nella vita reale, vero, vivente o vissuto? No, veri e propri eroi. Sinceramente. Il tuo motto? Vivi e lascia vivere. Il tuo sogno di felicità? L'essere in buona salute. Il tuo colore preferito? Rosso. Cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Da adolescente mi consiglierei di pensare meno a me stesso e più agli altri. Come vorresti morire? A casa mia, circondato da chi è rimasto. Circondato da chi è rimasto. E in tranquillità, addormentandosi tranquillamente. Questo è il questionario di Proust per Pasquale Anselmo. Tacite Proust. Meno male che non è mio, perché no, se fosse stato mio mi avreste mandato a fanculo tutti questo quanti. Dopo cena, cioè, voglio dire, ha un valore, cioè, sono tre sedute dallo psicanalista, cioè, io ti devo pagare io alla fine di tutto. No, perché poi all'inizio io ve la faccio vedere, perché la scaletta
è piena, non si vede niente, ecco qua, la vedete, è piena di parole, è piena di cose, perché ha dovuto recitare la canzone, recitare la clip, arrivando ha detto ma ci sta un compenso come al turno, un turno, un turno di doppiaggio, abbiamo, contrattino. Abbiamo girato, adesso mi paghi te, adesso ti pago io, pace è fatta, quindi pace è fatta, fa col turno, ho tirato fuori delle cose dell'adolescenza. Grande, grande Pasquale. 23:21 sempre su Radio Cigliano, sempre a Dopo Cena Con. Vi ricordo che siamo in diretta su YouTube, condividete questo video anche sulla vostra pagina Facebook, ma anche sulla vostra pagina YouTube, condividetelo dove volete, più siamo e più ci divertiamo. Stasera siamo tanti, il numero degli spettatori è fisso, e mentre c'erano delle calate e delle salite su Facebook, stasera ce l'ho qua davanti, lo vedo, vedi, aumenta o scende di poco. Questi sono gli spettatori contemporanei e unici, quindi siamo veramente tanti. Io vi invito a condividere questo video, vi invito a mandare il vostro controselfie al 328-7948-796. Pasquale, cosa ne pensi della serie Arrow e del personaggio che hai doppiato, Slade Wilson, ti chiede Orazio. La serie Arrow, ripeto ancora una volta, come tutte le serie di fantasy, non le seguo molto. Il personaggio è strepitoso, con sta benda sull'occhio, cattivissimo, con sto vocione, bello, bella, bella performance. Bella performance. E poi soprattutto perché c'è il direttore Angelo Nicotra, al quale voglio benissimo, non sì. Bene. E come fai a non voglio bene, esatto. Angelo? Mi divertivo ogni volta con lui. Per noi queste domande sono bellissime, logicamente voi siete un po' al di fuori della cosa, ma per noi conta molto, nel ricordo di un film, di un'interpretazione, anche il clima che c'era, porca miseria, anche le persone che c'erano, capito? Tu puoi fare il film più bello, ma se la sala non era buona, lo odi, lo detesti, veramente. Poi lo capisci e dici sì, vabbè, era bello. Ma tutte quelle cose imbarazzanti fra direttore e assistente, direttore e un altro attore, un'altra attrice, discussioni, parole pesanti, io divento pazzo, vorrei scomparire. Succede sempre, no, per carità, non succede quasi mai. Di solito lavoriamo tutti d'amore e d'accordo, anche perché abbiamo un obiettivo tutti quanti, che è quello di portare a casa il turno e di portarlo nel migliore modo possibile. E devo dire che poi stare alleggio con Pasquale, che non ci stiamo da una vita, porca miseria, ma è una figata. Io mi ricordo i turni di Shield, arrivavi alle 9 di mattina e dicevi che devo fare Shield, dai, allora stiamo bene, sarà un bel turno. Io apro l'agenda la mattina per vedere i turni, perché non lo guardo manco la sera prima, certi turni manco me li ricordo, li apro la mattina e vedo, ok, che cosa mi tocca oggi? 3 ore con questo, 3 ore con quello, e mi faccio già il quadro della giornata, capito? Il quadro. Senti, c'è Gennaro che ci sta seguendo mentre con un occhio guarda la Champions. Ah, guardava, perché credo che sia un po' vecchio questo, adesso credo che la Champions a quest'ora è finita. Senti, il calcio è una droga, una passione, un must, un irrinunciabile. Che cos'è il calcio? Ma guarda, semplicemente è uno sport che ho praticato da piccolo, perché era quello più economico, si giocava per strada con un pallone Super Santos che costava 500 lire, con le scarpe da casa, e quindi ho cominciato con quello. Poi nel corso degli anni mi sono appassionato come spettatore, come tifoso, ma non come uno che perde la squadra e dopo mena la moglie, cioè, certo. Dopo 5 minuti non me ne può fregare di meno. Giustamente. Mi piace lo spettacolo perché è spettacolo, cioè mi piace l'opera lirica perché c'è la musica e cantano e c'è lo spettacolo, mi piace la danza perché fa spettacolo, mi piace il teatro, mi piace anche il calcio, la grande manifestazione sportiva, mi piace tantissimo anche la pallacanestro, ma proprio tanto tanto tanto, perché ci giocavo alle medie e mi è rimasta sempre nel cuore. Allora, qui ci sono delle domande, parlano di come ti hanno scelto con Nicolas Cage, tornate indietro nel video perché l'abbiamo già detto, sì. Ci lasciamo un po' trasportare dal miglior film di Nicolas Cage, l'abbiamo anche detto. Cosa ne pensi del film Chiamami col tuo nome? Anche questo l'abbiamo già detto. Non è mio, l'ho visto l'altra sera, mi è piaciuto, fino a un certo punto mi è piaciuto, poi ho trovato un po' stucchevole, però un bellissimo film italiano. E senti un po', ma progetti che in corpo, come attore, teatro, televisione, eccetera eccetera, tu sei, ti abbiamo visto veramente tante volte, io quante volte ho aperto e dicevo Madonna, c'è Pasquale, e mi fermavo a guardare per vedere te, perché me ne fregava niente del film, però mi volevo vedere dove eri arrivato. Lo so, le cose sono un po' cambiate, nel senso che facendo il doppiatore 24 ore su 24 ormai, cioè voglio dire tutti i giorni,
Il teatro è un po' difficile, mi ritaglio dei momenti da solo con delle cose scritte da me, fatte da me, senza nessun tipo di obbligo. Non voglio avere obblighi né di soldi né di contratti e né di registi, di gente che scrive testi che io devo recitare, perché già lo faccio tutti i giorni col doppiaggio, quindi a teatro ci ritorno solamente per cose mie e basta. Il cinema invece è stata una scelta, il cinema e la televisione, perché il cinema lo fanno veramente in 10 in Italia, quindi più che una scelta è stata una necessità. Mentre la fiction è stata una mia scelta 10 anni fa, ho chiuso con 4 fiction per Rai 1 perché non ce la faccio più a sentirmi proporre il mafioso calabrese o il carabiniere, ho recitato in quasi tutte le divise. Un uomo di legge. Quasi tutte. Un uomo di legge. No, mi sa proprio tutte. Tutte le divise possibili e immaginabili. Ah, no, mi manca la Marina. La Marina mi manca. Però ho fatto delle cose belle in giro per il mondo. Però a un certo punto mi sono un po' stufato di queste cose. Mi offrono solamente questo tipo di personaggi. Il cachet è sempre andato sempre più giù per queste questioni di globalizzazione e di velocità. I giorni di lavoro sono sempre meno. In un giorno, che in gergo si chiama posa, riesci a girare addirittura 10 scene. Quindi ho trovato che non è il momento adatto per me per fare fiction. Certo, sono aperto sempre a tutto. Oggi o domani fai la regia di una fiction, di una cosa, mi proponi un personaggio scritto bene, in cui tu mi vedi bene, io con te vengo a farla subito. Le ultime cose che ho fatto le ho fatte quasi gratis, una partecipazione nel primo film di Edoardo Leo che si chiamava 18 anni dopo, perché giocavamo insieme a pallone, ho detto ti va di fare una cosa con me? Ma certo che mi va. Però per amicizia, non voglio, cioè, esatto, per amicizia. Però non voglio, è chiaro, il rapporto è chiaro, esatto, perché se tu mi chiami dalla Rai per un ruolo di 2 pagine e mi dici che ci vuole pure un provino perché il funzionario deve scegliere, fatelo da solo, sceglietelo da solo, c'è fatelo gente, da solo, io faccio il doppiatore, certo, va bene, certo, così. Certo. Senti, ci stanno veramente rimproverando perché lasciamo un po' perdere la chat. Che come mai? No, aspetta, come è stato doppiare Nicolas Cage nei 2 Ghost Rider? Oppure il personaggio in uno, io ho fatto il numero 2, il primo l'ha fatto, sì, Sandro Acerbi. Oppure un'altra domanda che ti fanno: il personaggio in Person of Interest. Tra il personaggio di Person of Interest, The Bridge serie svedese e Sherlock, quale di questi ti è piaciuto e quale ti ha messo difficoltà, chiede Sasha. Ma che meraviglia, ti ricordi tutte queste cose, bello. Sì, The Bridge, detto, sanno tutto. The Bridge edizione svedese, ma ho fatto anche l'edizione americana in cui facevo un giornalista alcolizzato e cocainomane. Sono 3 uomini di legge, difficoltà insomma quasi nessuna. Si può parlare di preferenza, ecco, per esempio il The Bridge svedese mi è piaciuto tantissimo, proprio era un attore che mi piaceva molto, moltissimo. E quello lì di Person of Interest ci sono legato tantissimo, soprattutto per la direzione di Fabrizio Temperini, che è un mio amico, e anche tuo. Come no? E l'altro diceva qual era? Sherlock. Ah, Sherlock. Sherlock è un personaggio strepitoso perché è la vittima di Sherlock, il personaggio che faccio io. È sempre in contrasto con lui ed è la vittima di Sherlock. È un personaggio molto divertente, molto carino. Date le tue origini calabresi, curiosità, il celebre Mannaia Ara Colonna, sì, che dici al Robo Poliziotto in Futurama, era un'idea tua o l'hai concordato col direttore? Concordata con Giorgio Lopez, ma non è una cosa mia, nel senso che io sono di Cosenza e questa è una cosa soprattutto di Crotone, dove c'è la colonna di Pitagora, mi pare, adesso non vorrei dire cazzate, però c'è una colonna famosissima a Crotone e si dice Mannaia Ara Colonna, cioè questa colonna qua. Quindi l'avete concordato insieme? Sì, l'abbiamo concordato insieme, ma io l'ho preso da un altro dialetto, cioè in cosentino non c'era una cosa che restituiva. E Lost te lo ricordi? Chiede Ignazio. Sì. Doppiavi il pilota Frank Lapidus, che come hai già, no, visto nel collage che ho creato. Ti ricordi quella serie? Certo, Lost me la ricordo prima come spettatore, perché ero impazzito per quella serie. Forse è stata la prima serie a puntate in cui mettevo la cassetta, aspettavo ogni settimana. Quella era ancora da aspettare, ancora, esatto, non c'era lo streaming. Esatto.
Quella mi è piaciuta tantissimo, ma per ritornare al mondo del fantasy, mi è piaciuta fino a un certo punto, quando poi ho visto quell'entità grigia, quella specie di fumo che attraversava le cose, già un po' mi è calato un po' tutto quanto. Perché sono più reale, per la, esatto, vero? Sono più per la realtà, magari anche una realtà fantastica tipo il favoloso mondo di Amélie, però più una realtà che un vero e proprio gente che vola. Quindi i film di Tim Burton ti prendono a te? I film di Tim Burton mi prendono, però fino a un certo, capito, voglio dire, quelli che volano, Spider, cose, i grandi eroi che mettono la pace, la tranquillità, sembra un po' un surrogato di una religione, no? Come dice Gesù Cristo, c'è Buddha, arriva, no? Arriva, che ne so, Iron Man, arriva quell'altro e risolve tutto, e vissero tutti per la giustizia e per la... Sì, vabbè. Però facciamolo noi, va. Facciamo... cominciamo a farlo noi. C'hai ragione. Senti, c'è Aldo da Palermo che ci chiede di magari qualche aneddoto, rievocare le sessioni, ad esempio l'ottimo 12 di Nikita Mikhalkov. Le sessioni, immagino che parli dei turni di doppiaggio, delle cose, ma insomma stasera abbiamo già detto alcuni aneddoti che uscivano fuori dalle... Un bacione da Federico da Reggio Calabria, notare come ho catturato Pasquale, l'apprendista stregone. Aspetta, Federico, vediamo come l'ha catturato. T'ha preso proprio. Bellissimo. T'ha preso proprio con a bocca aperta. Tanti saluti a Reggio Calabria. Tanti saluti veramente. Ragazzi, ci sono una marea di WhatsApp, ma noi stiamo un po' in chiusura. Voglio far vedere Davide che è con Luna e che ci sta guardando, perché si può fare su un enorme televisore 60 pollici. Lui lo tiene tutto nel cellophane perché ha paura che il gatto si faccia male, però ci guardano, ci potete guardare anche se avete una Smart TV nelle varie piattaforme, potete guardarci sul televisore più grande. Vado un po' rapidamente, c'è qualcuno che mi sta chiamando, ma abbiamo finito con le telefonate in diretta per oggi. Francesco da Barletta, che ha appena finito di lavorare, un saluto da Pasquale Anselmo e complimenti per il tuo lavoro su Saul Goodman e Phil Coulson. Francesco, se io vuoi fare un grazie. Saluto, un saluto a Francesco da Barletta, eccolo qua, lo facciamo anche vedere. Ragazzi, ci sono ancora 20 WhatsApp, quindi non so se riesco a farli vedere tutti quanti stasera perché siete veramente tanti. Pasquale all'inizio mi diceva: ma quanti messaggi ti arrivano? Tanti complimenti anche da Lorenzo, che ricorda tanti doppiaggi che hai fatto. Allora, qui ci sono, qualcuno lo passo velocemente. Grandissimi, un saluto da Jacopo D'Ascoli che ci fa un, non lo mando in onda, ma ci fa un, una fotografia del computer dove ci sta vedendo. Fabio da Roma, un saluto a Pasquale Anselmo che ha dato la voce in Sherlock a Rupert Graves. Allora, Pasquale, ricordi quando 30 anni fa recitasti In uomo contro uomo di Sergio Solli? Sì, che me lo ricordo. Mi puoi ricordare il tuo ruolo? Era per caso l'altro bandito che gestisce il sequestro della ragazzina col protagonista? E come ricordi quell'esperienza giocata, girata in casa propria? Ciao da Giuseppe da Milano. La ricordo benissimo, perché c'era mia nipote, la prima, Wanda, piccolissima, e veniva a vedere le riprese che erano per strada, sulle spalle di mio fratello. È stata un'esperienza incredibile, perché ho girato una fiction nella mia città. Bello, vero? E logicamente, anche per sottolineare il famoso Nemo profeta in patria, proprio perché mi sentivano parlare calabrese, una sera siamo andati a mangiare a casa di mia madre, io e il protagonista Christopher Rhodes, che è un americano, e poi siamo tornati sul set dopo pausa, invece di mangiare i cestini siamo andati a casa. Siamo tornati, io c'avevo una panda rossa e c'era uno sbarramento di vigili urbani, e io ho detto: scusi, noi dobbiamo entrare perché siamo gli attori del film. E quella ha risposto: sì, vabbè, sei l'attore del film. Poi ho cominciato a parlare a dialetto, ho detto: fammi passare che a lavorare a Peppe Aceti, dico che sei l'attore del film. Sì, ma figurati, tu sei l'attore del film, sei di Cosenza, figurati. E dopo un quarto d'ora siamo passati. È arrivata tutta la truppa, esatto. E siete riusciti a passare. Esatto. Ci mandano anche un'altra fotografia, ci fa vedere Francesco la sua città e dice: è la città del grande Tonino a colla. È la stessa città di Tonino, ce la fa vedere e ti ringrazia perché lui sta studiando recitazione, e quello che gli ha detto oggi, dice, mi ha aperto la mente, mi ha dato la possibilità di avvicinarmi a questo lavoro, forse anche da un'altra ottica. Vado un po' veloce, ragazzi. Per una passione
appassionato di doppiaggio come me, Radio Cigliana è un ponte verso il cielo. Grazie Alessio e Pasquale per la vostra voce magicamente destinata alla settima arte. Non ti firmi, quindi non posso dire il tuo nome, però c'è una faccia simpatica e mi piace mandarti in onda mentre ci stai ascoltando, e credo che sia anche in radio lui, qualche cosa del genere. Doppia forse, però forse mi sembra più una cosa casalinga, in effetti è vero. Grazie di essere con noi. Mandiamo ancora qualche controselfie, ma poi mi dovrò fermare, ragazzi. Questo non ha nome. C'è Giuseppe che lo mando sempre. Telegiornaliste.com è il suo sito, fa interviste a tutti i doppiatori. Lui da Napoli ci sta seguendo, come al solito. Grazie a Giuseppe per essere con noi. Grazie sempre delle testimonianze. Io sto andando veloce anche perché vorrei vedere se riesco a trovare se c'è Ada, la nipote di Pasquale. Puoi dirgli che è un gran figo, ma soprattutto vi stiamo ascoltando da Filadelfia. Bello. Perché mia nipote Wanda si trova a Filadelfia insieme a mio fratello e mia cognata, che sono andati adesso in America. Senti, e anche suo marito Roosevelt, che se no poi mi dicono che non lo citi mai. Esatto. Questa casa dovresti ricordarla. Questa casa? Eh sì, è casa di mia nipote. È casa mia. È casa tua? Questo l'ha mandato Barbara. Non ci credo. Guarda, però pure lei ci sta seguendo ben grossi. Beh, sì. Porca miseria. Questa è una Smart TV. Questa è una Smart TV. Natale scorso. Bravo, Natale bravissimo. Scorso. Le Smart TV ci vedete belli grossi. Ciao Barbara, lo so quando hai mandato questo selfie. Belli, Gambella Earl e la Gamberone, cioè entrambi da Daniele. Questo è Earl. Bella Earl e la Gamberone. Guarda che bella foto, bella chiara. Grazie veramente del controselfie. Tanti hanno i DVD nostri, mamma, e ci seguono veramente. Mamma. Poi questa serie in particolare che ho fatto con Gianni. Come no? E pochissime puntate che danno per anni. Erano poche, mi sembravano tante, no? No, erano due stagioni da 12. Ah, poca roba. Pochissima roba che danno per anni. L'altro è strepitoso, è bravissimo. Strepitoso. È veramente strepitoso. Vado avanti velocemente perché abbiamo ancora due pezzi da mandare. Saluti da Rocco che ci sta guardando sul tablet e ce lo dimostra. Noi cerchiamo di mandarvi veramente tutti in onda, ma stasera ci siamo dilungati perché con Pasquale potremmo andare avanti per 20 ore a parlare. Dovete sparare. Dobbiamo spararti. L'ho fatto con uno, ma non voglio fare con te. Allora, saluti, foto, tutti vogliono la foto, adesso la facciamo. Matteo, sono stato un allievo di Pasquale, vediamo se se lo ricorda. Dalla sua nuova casa di Roma ci sta seguendo anche lui. Questo è bello perché con le cuffie ci sentono come ci sentiamo noi adesso, quindi c'è un ambient particolare. Matteo è stato un mio allievo, l'ho incontrato pure l'altro giorno al turno, è un bravo ragazzo. Bravo Matteo. Allora, vediamo ancora, tra uno shooting e l'altro vi ritrovo il tempo di guardarvi. Mattia dalla Sicilia, shooting immagino fotografici, guarda che frezzona, guarda che capellone dritto che c'ha, bravissimo, grazie del controselfie. Cerco veramente di mandarvi tutti, ne mancano 4, quindi ci dovremmo essere. Grandi Alessio e Pasquale, saluti da Giacomo e Consuelo che ci stanno guardando dal loro tavolo, comodi, belli come ci piace a noi, ci stanno guardando dal computer, figata assoluta, grandi. Ciao, veramente, ragazzi. Grandi. Questa è la parte che mi piace a me di Radio Cigliana. Vabbè, Angelo che ci ha un paio di action figure a casa sua, c'ha una parete di action figure che sono che i pupazzetti, quelli delle varie cose giapponesi, questi costano una cifra spropositata. Grande Angelo che ce li fai vedere sempre, e devo dire che una prospettiva così ampia non ce l'avevi mai data. Allora, ciao a tutti, Pasquale, Champions più Radio Cigliano, bella questa, ci piace molto, serata top, un saluto di Max. Com'è doppiare Buddy Valastro? Ma l'abbiamo già detto, andatevela a risentire riprendendo la puntata. Da Parma ci sta seguendo. Da Parma, bella città. Ho appena finito di leggere La certosa di Parma di Stendhal. Bellissimo. Vedi, il tempo sarà una delle prossime mete. Tu il tempo di leggere lo trovi. Selfie di giornata ci chiedono, abbiamo finito qui. Ci sono anche tante cose, mi devo mandare il settimo pezzo di Pasquale perché poi dobbiamo sbrigarci che siamo in chiusura. Quale tra quelli che avanzano, quale mandiamo? Mandiamo il 5. Lo sapevo. Questo è un altro che io non conosco, che però c'ha un bel sound che mi piace. Perché? Da dove esce? Perché in una delle mie peregrinazioni. Vedi, vuoi parlare italiano? Questa, tornando in macchina, la ripeti più volte. La ripeto fino a casa. Grande. In una delle mie peregrinazioni ho fatto un film come attore sempre a Cuba, a La Habana, insieme al mio amico Blas Rocarrey, insieme a Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi, e sono andato a ballare al Palacio della Salsa a La Habana
perché mi piace anche ballare i balli latinoamericani come il merengue di cui parlavamo prima. Sì. E anche a mio nipote Wanda in America gli piace tantissimo, e a Roosevelt, tutte e due. E praticamente sono andato a vedere Manolin, il medico della salsa, che era il più famoso salsero all'epoca, anni 90-92 mi pare, e l'ho visto là sotto, ho ballato con questo pezzo, e poi è venuto a Capannelle a Roma d'estate e sono andato a rivederlo. Manolin, il medico della salsa, un grande. È un grande veramente. Poi questa è veramente una ambientazione salsera grandissima. Cuba, e allora questa Cuba ti è piaciuta, eh? Mi è piaciuta da morire. Ci ha lasciato un po' il cuore. Da morire. Manolin è il medico della salsa. Questa è la mitad della Habana e ce l'ascoltiamo come settimo pezzo di Pasquale Anselmo su Radio Cigliano. Questa è sul pettegolezzo, lo dice già la metà dell'Havana, sa che io esco con te. Ma chi gli ha detto? Che cazzo gli ha detto? Bello, e poi c'è bello. Un passaggio che dice: lo sa anche la tia Guana, lo sa anche la zia Giovanna, e io vorrei sapere chi gliel'ha detto. E io chisiera saper chi li ha intendito. Il pettegolezzo che si diffonde. Già senti la un metà po' dell'Havana. Dolce o salato? Io salato, sempre. Tu salato. Sì, sì, sì. E salato primi o secondi? Allora, prima, fino a poco tempo fa, primo e secondo. Adesso molto più primo. Molto più primo. Perché mangio molta meno carne. E c'hai ragione, assolutamente. E allora il tuo primo qual è? Il tuo primo di grido, quello che dici, ah, se c'è questo stasera vado alla grande. Quello che fa mia moglie, fa una pasta al forno gratinata con verdure. Barbara, cioè, vengo a casa tua. Esatto, con peperoni, melanzane, zucchine, chi più ne ha più ne metta, tutto gratinato e messo al forno, come una pasta al forno, ma senza il ragù e le polpette. Tu cucini come Buddy Valastro? Sì, ogni tanto sì, finché stavo da solo, fino a 20 anni fa, sempre. Adesso c'è mia moglie che cucina benissimo e quindi perché lascio... Perché toglierle lo scettro? Assolutamente, lascio la parola. E quando si va in vacanza, mare o montagna? Mare tutta la vita. Ah, quindi sei proprio la terra tua, sì, domina. E tutte e due, anche Barbara, mare tutta la vita. In montagna ci cagamo sotto dal freddo. Non si può fare così. Le passeggiate, queste cose. Ma te che, un freddo caldo. Quindi insomma, mare sotto l'ombrellone a prendere il sole. Mare proprio come se piovesse. Senti un po', è una meta... vai in una città europea per esempio, ma anche insomma una meta, una città dove vai a passeggiare e vai a vedere la città, qual è quella che, dove sei stato magari e che ti è rimasta nel cuore? Europea o italiana? No, ma quello che vuoi. No, quella... vabbè, europea, insomma sì, Parigi sicuramente, rispetto a Londra, a Praga e a Stoccolma e a Madrid e a Barcellona. Io sono stato in queste città un po' per vacanza. Sì. Sì, Barcellona forse, però Parigi sicuramente la più top. Sì, la più affascinante, sicuramente la più affascinante, anche per una serie di rimandi culturali, no? Cioè se è il Louvre, la Comédie Française, c'è una serie di cose, un sacco di scrittori francesi, insomma, quindi mi è piaciuta molto. Praga molto meno perché c'ha due cosette, un po' tutto sommato, ma poi sai, se vivi a Roma, ma quale città c'è? C'è la città più bella del mondo. Hai ragionissima, con tutte le mondo. Sue, con tutti i suoi problemi, con tutto quello che i suoi c'è. Problemi. Che vedete che non c'ha problemi anche Parigi? Ce l'avrà anche Parigi. Senti, ti chiedono se mangeresti mai un dolce fatto da Buddy. No, assolutamente no, ma non glielo dite. Non glielo dite, cioè fa delle robe... allucinanti. Ma fece una trasmissione di cucina italiana... E io doppiai anche quella e mi ricordo che fece quella famosa ricetta che è un classico in Italia, il risotto con l'avocado. Vabbè, certo, cucina italiana classica proprio. Classica italiana, senti un po', risotto con l'avocado. Tu hai viaggiato, 20 secondi, tu hai viaggiato per teatro, ma dov'è che hai mangiato meglio? In tutto Emilia Romagna. Quella là, quella zona là, sì, eh? Sì, quella è in stata tutta quella zona lì è proprio è una cosa incredibile. Cioè, se dove vai vai, caschi dove bene. Dove vai vai, caschi benissimo. Quindi, insomma, l'Italia c'ha attrattiva, eh? C'è moltissimo, porca miseria, attrattiva. Porca miseria, siamo assolutamente d'accordo. Torniamo in diretta anche sulla radio.
La metà della bana, ed è un, come diceva adesso Pasquale, è un po' un, dei pettegolezzi. Chi è che ti ha detto? Già la metà della bana sa che io esco con te, lo sa anche la zia Guana, io vorrei sapere chi gli ha detto. Ma chi gli ha detto? Ma, chi ha detto? Ma porca miseria, quando gira il pettegolezzo. 23.46, siete in diretta su Radio Cigliano, vi ricordo brevemente quali saranno i prossimi appuntamenti di Radio Cigliano. Oggi è mercoledì, si salta a sabato. Sabato ci sarà un cantautore che porta il mio cognome e che non siamo parenti, incredibilmente. È di Ischia lui, si chiama Daniele Cigliano, sarà qui con i suoi live, con la sua musica, con la sua arte, e ce la racconterà dai microfoni di Radio Cigliano insieme ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, che tornerà insieme a noi. Quindi seguiteci anche sabato, sempre in diretta, sempre su Radio Cigliano, alle 15. Dopodiché domenica ci sarà Epidemia dei Gusti, solo sulla radio, potete ascoltarlo sulla, solo sulla radio, la trasmissione in cui insieme ad Aleardo Scarano ripercorriamo le, la moda, come è cambiata, i gusti e le tendenze degli uomini dal 1918 al 2018. È una replica, ma se l'avete persa la trovate domenica alle 18 in replica, triplica, quadriplica, venerdì alle 18 sempre, e stiamo parlando del decennio che va dal 1918 al 1928, quindi i primi 10 anni di questo excursus. Giovedì prossimo si torna, no, non si torna giovedì prossimo, si torna mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su Radio Cigliano, ultima volta che spostiamo al mercoledì la trasmissione, perché giovedì è festa e ci sarà un collega, un barra una, non si sa che chi sarà, ma lo scoprirete giovedì a vedere la puntata. Mercoledì, scusate, niente, ormai c'ho il disco, come quando si incantava il disco quando andava al vinile. Sì. Mercoledì in diretta su Radio Cigliano alle 21, lunedì saprete chi è. Ultimo pezzo di Pasquale Anselmo, si è tenuto un pezzo da 90 per chiudere, porca miseria, e questo posso, c'è posto sta, che sta nella tua playlist, raccontamelo perché. Primo perché Vasco Rossi è stato quel cantautore che mi ha seguito nel mio viaggio a Roma. Prima gli altri cantautori erano, li frequentavo solo a Cosenza soprattutto. Diciamo che lui è stato il cantautore di Roma, di tutta la mia vita a Roma. E poi perché è legato a un mio amico che purtroppo in questo anno ci ha lasciato prematuramente, un mio amico di Cosenza, con cui lo sentivamo sempre e con cui condividevamo le sue canzoni. E questa in particolare fa un po' riferimento a quelle domande di Proust: cosa vorresti dalla vita? Ecco, c'è tanta gente che voleva delle altre cose nella vita, e invece adesso ce lo dice Vasco. Ce lo dice Vasco, assolutamente. Pezzo del 1993. È un pezzo con cui chiudiamo, ma poi ci saranno i saluti e poi ti devo dare la sola di giornata. Attenzione che non ne sai nulla, se stai pronto affina la dialettica, perché ci sarà un po' da chiacchierare. Ultimo pezzo portato da Pasquale Anselmo a Dopo Cena Con oggi, che è il 24 ottobre 2018, è bellissimo, è stupendo, ed è proprio stupendo il pezzo. Vasco Rossi su Radio Cigliano. E vai, e vai. Ma ti manca un po' la radio? Mamma da morire, io andrei avanti fino alle 3 di notte. Ma figurati. La radio, vabbè, è veramente un... È bellissimo. Ti è capitato di fare dei radiodrammi? Come no, alla Rai. Alla Rai, quando si facevano, adesso no, non si, credo che non si facciano proprio, no, più. No, si fanno più, ma ci facciamo le prove. Oh, bellissime, sì, fighissime. Perché poi era quello che un po' tradiamo con questo, col video noi, no? Adesso noi ci facciamo vedere, ci guardano col video. Mentre invece lì c'era tutto veramente, c'erano, facevamo noi i rumori, facevamo le cose. Come era, no, aprivamo le porte, i cassetti. Che gran figata. Facevamo gli effetti speciali per noi stessi. Per noi stessi, se dovevi a pallottolare un foglio, pigliavi un pezzo di copertura. Esatto. E lo appallottolavi, esatto. No, era veramente una figata, perché poi poi c'era anche il rumorista, ovviamente, che faceva, no, i rumori, però insomma, no, tanti li facevamo anche, se dei battere le mani le batteva l'attore direttamente al microfono. Era una maniera di recitare con col mistero. Deve essere avvolto dal mistero il doppiatore, secondo te? Cioè il fatto che presta la voce, che quindi deve incollarsi su una faccia che non è la sua, è giusto che poi vada alla ribalta, si faccia vedere, o secondo te è normale ormai? Ma sì, ormai è normale, nel senso che anche prima che lo facessimo noi, no,
lo facevano gli attori. Ti ricordi Paolo Stoppa, Rina Morelli, Gianmaria Volonté? No, tutti facevano il doppiaggio, tutti. Era una parte del nostro mestiere. Si faceva il teatro, il cinema, la televisione, la radio e anche il doppiaggio. Poi dopo le cose sono andate un po' avanti in un certo senso, ma anche in teatro sono andate avanti. Ci sono gli attori specializzati nei drammi, gli attori che fanno solo cose comiche. Certo, no, certo, lo vedi, certo, che ci sono le specializzazioni. No? Assolutamente. Ed è un'altra cosa che dico sempre agli allievi, che se sono in ascolto, prima di fare tanti seminari, tante scuole, io per esempio ho degli allievi che adesso vanno a fare dei seminari in America. Ora, devi vedere prima che cosa ti offre il panorama in cui tu andrai a lavorare. Quindi ti devi vedere tutti i film e le fiction della televisione generalista, perché non andrai a lavorare in America, anche se fai uno stage. In America ci vai solamente se c'hai madrelingua, se no farai sempre lo straniero in America, certo. Farai sempre l'italiano. Quindi prima di fare seminari e scuole, guardate anche il panorama che c'è in giro. Che tipo di teatro c'è? C'è bisogno che vada a fare un seminario con, che ne so, con Grotowski della tecnica di immedesimazione, eh? E poi il teatro è Pirandello all'Eliseo. Certo. Quel punto studia l'italiano e studia Pirandello. Hai, cioè, ragione. Voglio... Hai capito quello che voglio dire? Perfettamente, perfettamente. Contestualizziamoci, il mondo in cui viviamo è questo. Poi tu puoi anche pensare di fare Strasberg, Strindberg. Certo, ma per una cosa tua, per un arricchimento tuo, ma non per... Per lavorare. Una cosa per lavorare, assolutamente. La stessa cosa i film, sai, ho fatto una preparazione sul corpo, poi vai a vedere, il film è quello di Natale. È statico. Come quello di Natale, sì, dove dicono, lo sai che nuovo c'è, vieni attaccato a sto coso, capito? Queste sono le battute, e io faccio dei training autogeni per dire attaccato a sto coso, ma dai. Qualcuno mi chiede se che cosa succede della trasmissione. La trasmissione va in onda regolarmente il giovedì sera, eccezionalmente oggi e mercoledì prossimo va in onda di mercoledì, ma la trasmissione dopo cena con va in onda il giovedì sera. Se prima eravamo in due, invece, la trasmissione musicale di Radio Cigliano va in onda il sabato alle 15 insieme ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. E sì, infatti, tu state, se Daniele sta rispondendo a Giacomo e anche Pasquale sta rispondendo, e basta mettere un like sulla pagina Facebook di Radio Cigliano e lì sarete aggiornati su tutto quello che succede. Adesso io valuterò l'esperienza su YouTube alla fine, perché poi ho tutte le statistiche, e cercherò di capire cosa succede esattamente e se continuare l'avventura su YouTube o se ritrasferirci sulla piattaforma di Facebook. Oggi c'è stato un problema, Facebook non mi faceva andare in onda e quindi siamo dovuti migrare. Però vedo che stiamo trasmettendo bene, mi sembra. Dateci anche un feedback se andava bene. Parlano tanto della piovra. La piovra, ti sei divertito? Come no, la piovra 5, sono stato a New York nel 1989. Bellissimo. Bella, bella lavorazione anche qui. Vedi, quella. Ho girato il mondo solo lavorando. Beh, e buttalo via, porca miseria. Buttalo via. Questo è un po' il mondo dell'attore. Ma ricordatevi, il mondo dell'attore è anche sudore, e ce n'è tanto, perché le prove, le cose, si suda veramente tanto. Torniamo in diretta. Ultimo pezzo oggi a Radio Cigliano. Hai sentito, è un pezzo stupendo. Hai sentito quella contraddizione in termini, no? Sì, sì, stupendo, mi viene il vomito. È più forte di me. Grande, grande Vasco. È l'ultimo pezzo che abbiamo portato alla vostra attenzione. Oddio, ci stava bene anche Gli spari sopra. Sì. Non sorridete, Gli spari sopra sono per voi. Che cazzo ridete a fare? Grande. Insomma, selezionare 8 pezzi è stato difficile, ma questo può essere un gancio per riavere Pasquale qui un'altra sera con altri 8 pezzi e chiacchierare ancora. Solo se la trasmissione dura 6 ore, se non andate. Iniziamo alle 9 di sera e finiamo un giorno, chissà quando finiremo. Una cosa fiume. Allora, io intanto ringrazio veramente tutti voi per essere stati qui a Radio Cigliano, ringrazio tutti voi per la partecipazione. Vi ricordo ancora brevemente di essere con noi sabato, ci sarà Daniele Cigliano, un cantautore che ha il mio cognome, ma non siamo parenti, almeno non crediamo di esserlo, e canta bene, è melodico, è giovane, ha 24 anni, venitelo a sentire, perché poi farà anche qualcosa in live come tutti gli ospiti che saranno qui a Radio Cigliano. Io ringrazio tutti voi. Abbiamo dimenticato di fare una cosa, Pasquale, e se sì, non la facciamo ci guarda, e se ma non la facciamo la foto del calcio, se la vuoi mandare a qualcuno mi fa piacere. Quella la mando sicuramente, ma dobbiamo fare una cosa io e te adesso, ah, Pasquale, come no? Dobbiamo fare il selfie di giornata, eccolo. Beh, qua
ne faccio due e uno e due. Questo il selfie, me lo mandi, questo però è tuo, immediatamente, sarà il primo che lo ha, per averlo voi mandateci un messaggio, come ci stanno mandando, non ho potuto seguire la trasmissione ma si prenota per il selfie e la seguirà domani su YouTube, e come stanno tutti quanti mandandoci il 328, al 328-7948-796 anche un ciao, e vi arriva il selfie di giornata per ringraziarvi della presenza. Quindi vi ricordatevi, sabato, se prima eravamo in due, alle 15, domenica solo sulla radio, Epidemia dei Gusti alle 18, si ritorna mercoledì prossimo alle 21 qui con un altro ospite a dopo cena con Pasquale. Una serata che veramente non finirebbe. Allora, la domanda che ti stavo dicendo, siamo in diretta da 2 ore e 56 minuti. Come la vedi? Ma come la vedo? Per me sono 3 minuti. Sono 3 minuti. Io pensavo di dover parlare ancora. Beh. E questo è il bello veramente che ci piace, che comunque alla fine è un divertimento per tutti e lo passiamo bene. Allora, ti devo dare la sola di giornata, io ringrazio tutti quanti per la partecipazione, restate sempre con Radio Cigliano, condividete questo video, mettete un like, andate a vedere sulla pagina Facebook, mettete un like anche lì e restate sempre collegati con noi. Vi ricordo, Radio Cigliano, la, ci dicono qua, meglio la diretta di YouTube perché è più fluida, adesso me la rivedo anch'io con un po' di tempo. Pasquale Anselmo, grazie di essere stato con noi, chiudi la puntata. Questa era la sola, Ma... sei là. Sono là. Sei là. Sono là. Allora, grazie per aver avuto la pazienza e l'attenzione di ascoltarci. Grazie per la vostra vicinanza, la vostra, il vostro affetto, la vostra amicizia. Siete preparatissimi sulla mia carriera, molto più di me. E seguiteci sempre, perché noi questo mestiere lo facciamo soprattutto per noi, questo è inutile negarlo, soprattutto per stare bene noi, perché questo è un lavoro totalizzante, quindi appartiene un po' alla vita, no? Non è un lavoro come un altro, non è un lavoro a cui andiamo tristi e infelici, ci alziamo la mattina felicissimi di andarlo a fare, e quindi se ci state vicino a noi ci fa piacere, perché lo facciamo anche un po' per voi. Non voglio fare sempre San Francesco, non lo facciamo solo per voi, ma anche un po' per voi. E quindi ci fa piacere che ci seguite. Grazie veramente a Pasquale Anselmo per essere stato con noi. Chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook, come al solito. Gli appuntamenti li conoscete. Pasquale, grazie veramente. Grazie, serata strepitosa. Anche per me, è un'esperienza eccezionale. Mi sono anche un po' emozionato e ho rivissuto un po' della mia vita attraverso la musica. Grazie. Scaricate l'app Radio Cigliano per iOS e Android e seguitela, anche perché così deciderete il mood del prossimo pezzo che sarà recitato dall'ospite a dopo cena con, ma è sempre una radio in rotazione 24 ore al giorno, ci sono le repliche, seguitela e state con noi. Una radio dove si lavora, non si partecipa, si viene qui a lavorare. È vero, sì, è un po' un lavoro. Grazie a tutti veramente, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. E adesso chiudiamo anche con voi di Facebook, con la telecamera, quella che ci prende dall'altro, con le telecamere, che ci fa vedere tutto quanto un po' lo studio. Grazie veramente di essere stati con noi, al prossimo appuntamento. Grazie. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. Ciao.